Benissimo, grazie. Buongiorno, buongiorno ai presenti. Di fatto aspettavamo molte più persone oggi, ma ci sono state alcune defezioni per impegni sopraggiunti all'ultimo minuto. È un vero peccato perché sta per incominciare la prima parte di un seminario, di una giornata che possiamo definire proprio un evento per Albenga, per tutta Albenga, per il mondo della scuola estremamente importante. Voi oggi siete qui per la sesta giornata nazionale di JEG Tour, organizzata da JEG Italia, e un'iniziativa naturalmente rivolta all'utilizzo degli strumenti Google, rivolta al digitale, allo scambio di esperienze didattiche particolarmente innovative e di cui tutti noi abbiamo bisogno, perché, come dicevamo proprio poco fa, noi sappiamo utilizzare gli strumenti digitali al 10% circa delle loro potenzialità, nel senso che magari uno pensa: io so utilizzare internet, so cos'è il motore di ricerca, so cercare un paio di cose, so tutto. Non è vero, è la base, è l'ABC. E poi tutto quello che c'è dietro, tutto quello che questi strumenti ci permetterebbero di fare se noi conoscessimo e sapessimo come fare, è veramente vasto, è veramente enorme. Allora, il fatto di confrontarci con chi ne sa più di noi, con chi ha fatto esperienze, con chi ha idee nell'ambito della didattica, è veramente molto importante. Per questo io ringrazio naturalmente gli organizzatori di Google Education, ringrazio i formatori e ringrazio anche il Comune di Albenga che ci ha permesso di organizzare l'evento concedendoci questa sala che come sempre ci ospita e è sempre molto accogliente. Il sindaco in particolare presente oggi e che ha conosciuto alcuni degli educatori anche ieri sera, e ringrazio la Fondazione Oddo per sempre la concessione di Palazzo San Carlo e anche il collega in questo momento assente dell'Istituto Alberghiero di Alassio che ci mette a disposizione l'esperienza dei suoi studenti. Fra i formatori oggi avremo anche dei docenti, perlomeno negli interventi, non diciamo forse fra i formatori, avremo anche interventi da parte di alcuni docenti del liceo Giordano Bruno e forse ancora più importante e innovativo l'intervento di alcuni studenti che hanno partecipato ad un progetto per il quale sono anche stati premiati, ovviamente un progetto nell'ambito del digitale, di cui io non dirò nulla perché altrimenti rovino la sorpresa. Non mi voglio trattenere oltre e adesso vorrei dare la parola al sindaco, al dottor Riccardo Tomatis, come primo cittadino di Albenga. Grazie a tutti per essere presenti. Grazie Presidente, noi come amministrazione abbiamo un bellissimo rapporto. Sindaco, lei metto il microfono, faccio la microfonista, abbia pazienza. Sì. Ma dove devo parlare adesso? Ah, dove voglio, bene, bene. No, il mio sarà un brevissimo saluto, ci tenevo a essere qui questa mattina intanto per ringraziare l'organizzazione di aver scelto la città di Albenga come sede di questo importante convegno, di questo importante meeting, incontro di lavoro si può dire. Io ho un'ammirazione particolare per gli insegnanti perché hanno una responsabilità veramente importante, che è quella di formare le nuove generazioni, quelli che saranno domani le classi dirigenti, mi piace dire. Devo dire che ammiro anche gli studenti, perché fare lo studente è uno dei lavori più duri che esistano. Io guardo i giovani che sono oggi in sala. Personalmente, quando ho smesso di fare lo studente e ho iniziato a lavorare, per me è cambiato il mondo. E poi allora è lì che ti viene voglia di studiare. Infatti devo ringraziare gli insegnanti perché, che sono qui oggi, perché hanno scelto di
migliorare la propria formazione, hanno scelto di adottare degli strumenti non ordinari, non abituali come quello di Google, declinandolo nel modo migliore, perché come diceva la professoressa Barile, noi siamo abituati a usare questi strumenti al minimo delle loro potenzialità. Invece dobbiamo renderci conto che utilizzarli come possono essere utilizzati ci dà delle opportunità importanti, soprattutto in termini di attenzione, in termini di raggiungimento di obiettivi. Questo forse è nato dal periodo della pandemia Covid, quando ahimè eravamo chiusi in casa e l'unica finestra che potevamo aprire era quella che si affacciava sul cortile o sulla strada sotto casa. Metaforicamente mi piace pensare che Google invece fosse l'unica finestra che anche in quel momento ci permetteva di guardare e parlare con il mondo. E questo, come spesso succede durante le difficoltà, è diventata un'opportunità. E oggi siamo qui a parlare proprio di come sfruttare questa situazione. Quindi io concludo qui augurandovi buon lavoro e ringraziandovi ancora per la vostra presenza. Grazie. Buongiorno a tutti. Senti, anche da parte mia. Grazie. Aspetta Marco. Ok. Buongiorno a tutti di nuovo. Ciao, sono Marco Berardinelli e come c'è scritto lì sono responsabile di Google for Education per l'Italia da 5 anni ormai. Inizio con i ringraziamenti, ringrazio tutto il team JEG che sono i nostri, come dire, la nostra punta di diamante della docenza in Italia, nel senso che sono i docenti che si sono certificati, che non solo per la certificazione, ma la certificazione è proprio testimonianza del valore che questi docenti portano in classe, perché uniscono competenze tecnologiche, tecniche, diciamo, tra virgolette, a quelle metodologiche e quindi fanno delle lezioni che sono molto diverse rispetto a quelle che siamo abituati a vedere. Naturalmente non sono solo loro 20, 30 che in Italia che ci sono, ma c'è molti di voi, perché io giro le scuole dal 2009 e quindi tanti anni ho visto tanti docenti non certificati che però, come dire, usano le tecnologie in modo veramente proficuo. Ringrazio il sindaco per la partecipazione e la dirigente Barile che ci ospita in sostanza. Floriana Gaff, che facciamo sempre, è un gioco che facciamo prima. Floriana Pizzulli, che è la JEG leader, la ringrazio perché possiamo dirlo, dei 6 eventi che abbiamo fatto, ne ha mancati un paio per motivi di salute, quindi oggi siamo contenti per l'ultimo del 2022 averla qui con noi. Grazie. Allora, io oggi vi rubo poco più di una mezz'ora raccontandovi l'obiettivo di trasferirvi un paio di concetti. La slide non è centratissima, ma fa niente. Allora, questa slide ci dà due dati. Entro il 2025 il 70% delle professioni cambierà, evolvendo grazie al digitale. C'è un'altra ricerca più recente di questa che dice che il 65% dei ragazzi, dei bambini che oggi sono in primaria, quindi 6-11 anni, 6-10 anni, il 65%, quindi 2 su 3, farà un lavoro che oggi non esiste. Ok? Quindi vedo che annuite, quindi sapete già, e quindi siamo in una situazione storica, diciamo, molto diversa rispetto al passato. Quindi anch'io guardo i ragazzi in sala, voi sicuramente quando andrete a lavorare ci saranno professioni che oggi non esistono, professioni che oggi manco sappiamo, no? Immaginare. E questo è un fenomeno che ai miei tempi non c'era. Io ho iniziato a lavorare nel anno 2000 e le professioni erano molto più statiche, no? Quindi non c'era questa spinta dell'innovazione tecnologica che portava a nuovi trend, a nuove professioni. E oggi invece è così. E quindi il ragazzo potrebbe, come dire, essere in difficoltà rispetto a questo scenario. Non solo il ragazzo, ma la scuola, l'università, tutti. E allora noi diciamo sostanzialmente questo.
ed è il primo dei due punti che oggi mi interessava condividere. Cioè, noi diciamo, ci sono le soft skills di cui parliamo da 15 anni. Le top skill richieste oggi dal mercato del lavoro sono queste: saper comunicare, saper collaborare, creatività, quindi essere creativi, problem solving e decision making, prendere decisioni, saper prendere decisioni. Questa cosa qua non la dice solo Google con i colori di Google, ma lo dice anche Economist, che è una fonte molto, molto autorevole, direi, no? E cosa ci dice Economist? Problem solving, oh, naturalmente stiamo parlando sempre delle top skills richieste dal mercato del lavoro, quindi competenze richieste dal mercato del lavoro. Vediamo ancora problem solving 51, team working, che è collaborazione, 33, comunicazione 26, creatività 18, critical thinking 21. Ecco, più o meno è la stessa cosa che diciamo di qua di noi, un po' in stile Google, no? E quindi il punto qui è, le competenze, ripeto, ne parliamo da tanti anni. Quello che io dico ormai da un paio di anni, quando incontro i ragazzi, ma anche quando incontro i docenti, è di evitare di fare, come dire, di parlare delle competenze, sono importanti, mi raccomando, e poi si va via, no? Come dico sempre io, si va via. E quindi il ragazzo dice, ok, ho capito che sono importanti le competenze, ma come faccio ad acquisirle? E la stessa cosa il docente, devo fare il programma scolastico, questa roba qua, come faccio a trasferirla ai ragazzi? Ed è questo il problema, a mio avviso, che c'è in Italia, uno dei tanti naturalmente, non è l'unico, ovvero i ragazzi arrivano finita la scuola, finita l'università, in azienda, e di queste cose qua ne sanno ben poco. Ne sanno ben poco perché arrivano e noi li vediamo, naturalmente io prima di Google ero in un'altra multinazionale, quindi vedevamo ragazzi che fanno interviste e qui non ci siamo, nella maggior parte dei casi. Vi faccio un esempio, in Google, in tutto il mondo, siamo 156.000 dipendenti e il processo di recruitment, quindi quello che facciamo noi per intervistare un candidato, è basato su non ruoli di marketing, ruoli commerciali, non tecnici. Facciamo 4 interviste, ok? Di queste 4, una è relativa al ruolo. Quindi, se io devo assumere, l'esempio classico, un web developer, e cosa faccio? Gli faccio 4 interviste. Una è sul web developer, e quindi gli chiedo in quell'intervista lì, cerco di capire che competenze il candidato ha rispetto al web developer. Le altre 3, quindi il 75% del colloquio in Google, non è sul ruolo. Non è sul ruolo, è su questa roba qua. Il 75%, e vi assicuro che Microsoft, Amazon, adesso non voglio parlare delle big three, ma parlo anche di Barilla, di Ferrari, di altri settori, no? Non solo l'IT. Quindi, quando e tra l'altro questa cosa sta scendendo, non è solo la multinazionale, ma anche nelle aziende più piccole. E quindi noi facciamo un altro colloquio sulla leadership, facciamo un altro colloquio sul processo cognitivo, andiamo a cercare di capire il processo cognitivo del candidato a fronte di una domanda. E andiamo a fare un altro colloquio sulla inclusione e sulla diversity. Come il candidato si rapporta a queste tematiche che per noi sono fondamentali. Ecco, perché vi ho raccontato tutta questa storia? Perché questo è il modo di assumere di Google in tutto il mondo. Uguale, ovviamente, poi con le lingue che cambiano. Però per dirvi che il web developer, bravissimo, che lavora in cantina, 20 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, da noi non viene assunto. Da noi non viene assunto, perché a noi interessa che sia bravo a fare web developer, ma che sia un grande collaboratore, che abbia doti di leadership, che non si spaventi se vede una persona con un'etnia diversa o con un sesso diverso o con gusti diversi dal proprio, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale perché sempre di più tutte le aziende stanno andando in questa direzione. Quindi un ragazzo oggi che, ripeto e sottolineo per l'ennesima volta, su queste tematiche è tabula rasa o poco più, non ce la fa.
E quindi, come dicevamo prima, allora abbiamo capito che le soft skills sono importanti, però io non voglio andare via e dirvi ok, arrangiatevi. E quello che dico sempre è iniziamo a fare degli esercizi con i ragazzi per fargli acquisire le competenze. E un esercizio che secondo me è facilissimo e si può fare domani mattina è abilitato dalla tecnologia. La tecnologia abilita, è uno strumento, non è l'unica cosa che risolve i mali del mondo, ma abilita in determinate situazioni, in determinati momenti, lo studente, il docente, a lavorare in una maniera, di questo millennio, non del millennio passato. E quindi io dico sempre, facciamo un esercizio, prendiamo la classe che ognuno di voi ha davanti, 20 ragazzi, 25, la divido in tre gruppi, li faccio lavorare un'ora alla settimana, impegno ridotto, per 6 mesi. Iniziamo adesso e finiamo a giugno, a fine dell'anno. In realtà il lavoro lo fanno i ragazzi a casa. Ogni gruppetto da 6 o 7 si dà un appuntamento virtuale e cosa fanno questi ragazzi in gruppo? Fanno questo. Inizialmente c'è una fase di autovalutazione, cioè io vado a prendere le 4-5 competenze che abbiamo visto prima, le trovate su internet, comunque sono quelle che avete visto dietro. Comunicazione. Il ragazzo si fa un'autovalutazione sulla comunicazione. Ovviamente non a 6 anni, parlo di ragazzi di 15-16 anni, no? E so comunicare? Secondo me so comunicare, sì o no? Forse? Boh. Quando parlo la gente mi capisce? Vedo che la gente mi capisce quando parlo? Oppure no? Parlo troppo? Parlo troppo poco? Non parlo mai? Sono timido? Ecco, esempi, no? Quindi mi faccio una sorta di piccola autovalutazione per ognuna delle competenze. Sono creativo? Non sono creativo? Come mai? Come faccio a essere creativo? Cosa uso? Come esprimo la creatività? Eccetera, eccetera. Dopodiché si arriva nel lavoro, il gruppetto di lavoro, e si raccolgono i feedback degli altri ragazzi, che sono i tuoi compagni di classe, che ti conoscono. Ecco, questo è un esempio, non vuole risolvere i mali del mondo, come dicevo prima, però è un esempio che consente ai ragazzi di riflettere, di ricevere feedback fondamentale. Noi in Google diciamo sempre che il feedback è un regalo. In Italia questo regalo ce lo facciamo troppo poco, nel senso che noi siamo un po' abituati, parlo in generale, a non dare feedback, né negativi né positivi. E non parlo dei voti, parlo di feedback. Feedback, quindi, ad esempio, molto spesso il feedback viene evitato perché non voglio sembrare polemico, dare un giudizio, insomma, tante cose. E quindi dobbiamo abituarci a dare i feedback in maniera trasparente ed educata e anche a saperli ricevere, i feedback. Parlo di adulti e ragazzi, tutti noi. Perché altrimenti, se io non ricevo feedback, come dico sempre, succede quello che succede comunemente a scuola e nelle aziende e al mercato, che io andiamo a fare una riunione e c'è un direttore di divisione, un dirigente, che si siede e parla per 45 minuti di fila. Tipico. Oppure, peggio ancora, si fa una riunione di 3 ore, si esce dalla riunione di 3 ore e si dice ma cosa abbiamo deciso? Cosa devo fare io? Tu cosa devi fare? Boh, altra tipica situazione. Intanto abbiamo perso 3 ore moltiplicate per il numero delle persone che ci sono. Ecco, se quei manager, diciamo così, ma io parlo di manager, impiegati qualunque, avessero fatto magari un po' di esercizio a 16 anni, di quello che vi ho detto, e avessero raccolto feedback dagli altri compagni, magari avremmo meno gente in giro che non prende decisioni, avremmo meno gente in giro che non sa comunicare a 50 anni, avremmo meno gente in giro che non ha la minima idea di come si collabora in team e che pensa di essere la persona che risolve i problemi del mondo, e avremo magari anche più creativi, avremo anche gente che sa affrontare con un processo chiaro il problem solving, quindi ha un problema, sa quali sono gli step da adottare per risolvere il problema. Ecco, tutte queste cose, se iniziamo a fare qualche esercizietto, ripeto, in maniera ce ne sono 1000 di esercizi, non è che c'è solo quello che vi ho identificato, però a me piace perché va a toccare tutte le top skills, no?
e quindi e va a farli lavorare insieme. I ragazzi lavorano insieme, sembra una stupidaggine, ma non lo è. I ragazzi nel gruppetto di 7 ragazzi comunicano tra di loro, collaborano tra di loro, prendono il documento, ci scrivono sopra, ognuno porta il suo contributo, c'è quello più creativo, alta competenza, c'è quello più analitico, c'è quello che invece va a cercarsi le risorse. E alla fine, magicamente, si compone, dopo i famosi 6 mesi, che possono essere 3, 6, 9, quello che volete voi, non ha importanza il tempo in questo caso, ma ha importanza il risultato, l'output finale, no? Si realizza un documento bello, dove ci saranno, per ognuno dei componenti, i feedback e soprattutto ognuno dei componenti sarà in grado, dopo questo percorso, di riflettere, di dire, caspita, ma in 3 mi hanno detto che parlo troppo, o in 5 mi hanno detto che bravo, sei molto creativo, eccetera, eccetera. Queste cose non le facciamo mai, almeno io non le ho mai viste dal 2009 al 2022, sono, ahimè, quanto, 13 anni, e non le vedo accadere, non le vedo mai, si parla di competenze, soft skill, via. Non bisogna fare il corso di problem solving, non è questo il tema. Il tema è abilitiamo i ragazzi a allenarsi, questo è il verbo corretto, allenarsi alle competenze. Ok? Allora, qui io ho fatto un esercizio. Ho preso Google Workspace for Education, che immagino conosciate, piattaforma che c'è da tanti anni, ma in Italia da 2, nel senso che in Italia dal 2020, lockdown, eccetera, abbiamo ricevuto, io ero ai tempi in Google già e siamo stati sommersi letteralmente dalle richieste delle scuole. Oggi siamo ampiamente la piattaforma più utilizzata in Italia, siamo il paese che ha più utenti in Europa, cioè siamo in questo caso in cima alla classifica che spesso ci vede essere tra gli ultimi paesi, in questo caso siamo veramente i primi, abbiamo superato UK, che ha molti più studenti di noi, perché moltissimi, non dico tutti, ma moltissimi docenti e studenti sono sulla nostra piattaforma. Ricordo che ai tempi, parlo del marzo del 2020, erano talmente tante le richieste che a un certo punto noi siamo andati in default, nel senso che non riuscivamo più, non noi, c'è un team che fa questa cosa qua, mi chiamano, mi scrivono una mail, stanno arrivando, siamo stati il primo paese, no? Vi ricordate dell'Europa essere colpiti dal Covid, quindi nessuno si aspettava questa cosa, a un certo punto ricevo un'email, un aneddoto, ma reale, da un collega che sta a Dublino e mi dice, ma che cosa sta succedendo in Italia? E io ho detto, perché? E abbiamo migliaia di richieste e non riusciamo a gestirle, perché ognuna va aperta, guardata, guardano il sito, verificano che è una scuola, perché è gratuito al cospetto delle aziende che invece pagano, no? Insomma, abbiamo dovuto fare una call a 50 dipendenti Google italiani, perché dovevano essere italiani, perché io ero e sono da solo, per andare a verificare queste scuole. Quindi ci sono stati 50 colleghi che sono divisi 200 link, 200 domini, o meglio ancora, per andare a verificare che fossero le scuole e dare l'approvazione. Giusto per raccontarvi che periodo abbiamo vissuto anche noi. E oggi che cosa abbiamo fatto qua? Allora, io ho preso tutti i principali applicativi di Workspace e ho cercato di suddividerli con la logica delle competenze. Quindi gestione, amministrazione, comunicazione, collaborazione, eccetera. Perché faccio questo? E qua mi rivolgo ai docenti, ma non solo, a tutti noi adulti, però non ai ragazzi. Io molto spesso faccio questi esempi, loro ne avranno sentiti già alcuni che sono in sala, alcuni esponenti di JEG varie volte, e faccio questo esempio, no? Ricevo una mail e dopo, il giorno successivo, la mattina dopo, ricevo un'altra mail che mi sollecita la mail precedente. Penso che sia successo a tanti di voi. Ci sono alcuni virtuosi che ti mandano il sollecito il giorno stesso, la sera, la mattina con la sera. Allora, quando vedo queste cose, a me mi sembra di tornare indietro nel passato, no? Come se facessi un back to the past, to future di 20 anni. Perché? Perché se tu hai bisogno di un'informazione così rapida, con tempi così rapidi, quindi, salve,
un'informazione in tempo reale quasi, o in giornata, ecco come si dice in Italia, non mi mandi una mail. Lo facevi 20 anni fa, 25 anni fa, 1998. Nel 98 io ero quasi in procinto di laurearmi e mi ricordo che si faceva così, si mandavano solo le mail. Ma c'era quasi solo quello, c'era qualche instant messaging primordiale, nessuno aveva la connessione dietro, il telefonino dietro con la connessione, era un mondo completamente diverso rispetto ad oggi e quindi si mandava la mail. Oggi se a me serve un'informazione in tempo reale ti mando la mail e sono uno che è rimasto nel 98. Perché? Perché siamo sommersi di mail, ma soprattutto abbiamo tanti strumenti diversi. Ti mando un instant messaging, che una Google Chat, se volete usare Google, o quello che vi pare a voi. Oggi noi siamo in giro col telefonino connesso, cosa che non era ai tempi, e quindi, tic, mi arriva e lo vedo, e ti rispondo. Oppure posso usare il telefono, questa rivoluzione tecnologica. Ok, quindi attenzione a non usare per forza e sempre comunque la mail, perché vi garantisco che il fenomeno del ping pong delle mail è una roba che ormai non si può vedere più ed è una cosa che non ottimizza assolutamente il processo che dicevamo prima di comunicazione e di collaborazione, no? Vi sarà capitato di avere quei thread, come si dice in italiano thread? Conversazioni di mail infinite, no? Tutti che si rispondono uno con l'altro, poi a un certo punto basta, la gente si stufa, ma non è che si stufa perché il problema è risolto, finisce lì. Magari c'è anche in mezzo una polemica, qualcuno che ha litigato via mail, perfetto, e poi tac, finito. Cosa devono fare? Come mai? Che cosa dobbiamo fare? Qual è l'auto? Non si capisce. Magari se mi fermavo a continuare a reply all a tutti, rispondi a tutti, eccetera, magari uno si ferma e dice alt e cerca di risolvere il problema, problem solving. Altro esempio classico è quello del calendario. Pochissimi utilizzano il calendario, esclusi i presenti naturalmente. E a me capita di ricevere queste mail, sempre la mail, con su scritto il giorno X, vorremmo averti al convegno Y. E dico va bene. Verifico sul mio calendario, vedo che sono libero, ok, rispondo alla mail, va bene. E ho capito che non era sufficiente questo. Non dovevo rispondere va bene. Devo rispondere va bene, virgola, mi mandi un calendar, mi mandi uno schedule, un appuntamento nel calendario. La maggior parte delle volte non lo ricevo. Non lo ricevo. E quindi, secondo questa persona, interlocutore, io dopo un mese e mezzo o due mesi, quindi 7-8 mila mail sopra quella lì, mi devo ricordare di quell'evento, di quel giorno, di quell'appuntamento, di quel convegno, in quella città, eccetera, eccetera. Allora io adesso rispondo e ho capito che non bastava neanche rispondere, virgola, mandami un calendar, virgola, come faceva Totò, punto e virgola, se no non vengo, punto. Se no non partecipo. È diventata un po' una minaccia, però è utile perché poi la gente ti manda il calendario, oppure sa che non vengo, automatico. Vi assicuro che anche, non parlo solo della scuola, parlo in generale, il calendario non lo mandiamo mai, ma è possibile che io, cioè la sera prima guardo il mio telefono e vedo che oggi devo essere ad Albenga, no? Perché mi hanno mandato il calendario, se no non sarei qua. No? Quindi, sono esempi, però fanno riflettere, perché non usiamo la tecnologia in modo molto spesso di 20 anni fa, pensando che ci sia solo un mezzo, no? Altrimenti, come dico sempre, non facevamo Workspace for Education, facevamo Gmail for Education. Usate solo questo, via. La letterona gigante rossa e bianca, e via. Ultimo esempio, che è quello che mi sta più a cuore, è quello della collaborazione. Questo è il mio tempo. Allora, la collaborazione funziona così, in Italia, non solo in Italia. Molto spesso c'è una persona che manda una mail con un allegato, l'altra persona riceve la mail con l'allegato, o magari più persone ricevono la mail con lo stesso allegato, e lo salvano, lo cliccano, anzi, prima lo rinonimano, così diventa mio, e lo salvo sul desktop.
Io vedo, ahimè, anche qua nelle scuole, soprattutto quando passo in segreteria, desktop pieni di icone. A volte c'è lo spazio in mezzo perché c'è la foto del figlio, del cane, del gatto, e il resto sono tutte le icone. Poi quando finisce lo spazio c'è un problema. Come faccio? Ho finito lo spazio nel desktop. O copro il cane, il figlio, oppure ho un problema. Dove sta? Qualcuno virtuoso si ricorda, ma forse c'è una cartella desktop, va a cliccare e trova tutti i file da 8 anni fa che salvava sul desktop. Ecco dove erano finiti tutti i miei file, c'era la cartella desktop, non era solo questo. Ok. Adesso, a parte le battute, purtroppo succede molto questo, no? E quindi c'è questo salvataggio in locale, ma peggio ancora c'è il ping pong dei file, versione, come ormai il mio cavallo di battaglia, versione finale, versione finalissima, versione super finalissima, versione super finalissima veramente. Sono cose viste nella vita. Allora, di fronte alla versione super finalissima veramente, Google ha detto basta, non le vogliamo vedere più le versioni super finalissime veramente, e facciamo facciamo il cloud. Cioè salviamo i file nel cloud, non in locale, e quando io ti mando un contenuto, ti mando un link. E quando qualcuno mi chiede, ma la domanda fatidica per cui uno non entrerà mai in Google, in Microsoft, in Amazon, in Barilla, in Ferrari, ma questa è l'ultima versione? Ecco, questa è la domanda che fa capire all'altro che sei ancora nel 1998, perché chiedi se è l'ultima versione. Non è l'ultima versione, è l'unica versione di quel file che poi io creo e condivido agli utenti. X utenti, può essere uno, può essere 1000 studenti della scuola. Questa non è una cosa, è la rivoluzione copernicana, no, però, ed è facile, sì, però non si fa. Io vedo sempre PC Windows, desktop, tutti salvati lì, guai chi mi tocca il PC, me lo porto anche al bagno, le chiavette, oggetto anche questo del passato millennio, che però esiste, no? Fate fatica a togliere la chiavetta, a buttarla via, perché è comodo, arrivo, tac, oggetto più insicuro del mondo, mi dicono, ma Google non è compliant al GDPR, poi si girano e prendono la chiavetta che è sul tavolo e la infilano nel primo PC che trovano, no? Per dirvi come siamo, ecco, sulla security, eccetera. Quindi, io dico sempre, lavoriamo come si lavora in questo millennio, non nel passato. Lo strumento è gratuito, condivido il file, basta. Ok? Abituiamo i ragazzi anche loro a lavorare così, perché poi altrimenti saranno dei lavoratori del futuro che vanno in difficoltà su queste cose. Perché qui apro una parentesi sulla figura mitica del nativo digitale. Il nativo digitale, cioè il ragazzo di 15 anni, 16 anni, che smanetta su, nella maggior parte dei casi, può essere lo youtuber, può essere bravissimo con i videogames, può essere bravissimo a usare i social, ma non è che è bravissimo nelle competenze che abbiamo visto prima. Quindi gli manca tutta quella parte, come dicevamo inizialmente. Di conseguenza, aiutarlo e fargli vedere che mandare un file, salvarlo in locale, mandare un file a 20 persone aspettandosene 20 indietro non è il massimo. No, cioè è una roba che si faceva, ripeto, anni e anni fa. Vado avanti perché mi interessava. Chi di voi conosce Chromebook? Ah beh, caspita, praticamente dobbiamo fare una foto perché normalmente non è così. Voi sapete, allora, non è una, io non parlo di prodotto, quasi mai, anche perché i Chromebook non li vendiamo, non li vende Google i Chromebook, però è un esempio che si collega a quello che dicevo prima. Nelle scuole italiane per molti anni, io l'ho visto dal 2009 come vi dicevo, ma anche prima, cosa si è fatto? Ci sono stati tanti PON e le scuole hanno comprato tante LIM, ai tempi si chiamavano così, e tanti PC sotto la cattedra, sopra la cattedra. Didattica innovativa, fatta, no? Proprio, ho comprato la LIM, ho comprato il desktop, tac, il flag di la spunta alla didattica innovativa c'è,
in realtà cosa stavo facendo e cosa succede ancora in tante classi, in tante scuole? Sto pubblicando un contenuto, come sto facendo adesso io, no? Pubblico un contenuto sulla lavagna, sulla LIM, o sullo schermo adesso. Ecco, questo non è didattica innovativa, questo è quello che si faceva nel 1992, 4, 6, 8, io mi ricordo, facevo i corsi all'università con i lucidi, i lucidi con la lavagnetta luminosa e si pubblicava. Cosa cambia? La risoluzione dello schermo, va bene, basta, finito lì. Quindi non è quella la didattica innovativa che molti dirigenti, anzi ai tempi forse erano ancora presidi, dicevano e pensavano. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che Chromebook è un dispositivo che ti consente, è un dispositivo dove dentro non c'è nulla, no? Il sistema operativo non è installato sul dispositivo, non ho i contenuti installati, perché abbiamo detto che non li metto sul desktop, non ho nulla, non ho il pacchetto Office, non ho bisogno di tutta questa roba qua. E questo è una rivoluzione perché porta l'oggetto che nelle scuole del mondo è più diffuso, in Italia stiamo facendo una fatica bestiale a cambiare questo salvo sul desktop, perché con questo dispositivo io lo uso, finisco, lo do all'altro ragazzo o all'altro docente e in 3 secondi lui pronto lavora. Allora capite bene che è un dispositivo che infatti è nato nella scuola perché consente di lavorare in gruppo, consente di acquistarne molto meno di quanti ne servirebbero perché faccio lavorare i ragazzi a gruppetti, ma è veloce e non ha tempi morti, che sono quelli che portano poi il docente a dire vabbè, se devo aspettare 10 minuti un dispositivo, quell'altro che gira la rotellina, quell'altro che c'è l'aggiornamento, quell'altro che c'è l'antivirus, eccetera, non faccio più, la didattica innovativa non mi interessa più, perché sono bloccato dalla tecnologia. E questo è stato un problema, anzi non è stato, è ancora oggi un problema in Italia, dove ci sono PC pieni di roba che non girano più, dopo 2 anni sono già morti. Per questo Chromebook risolve questi problemi qua. Il modello che noi suggeriamo non è il one-to-one, ma è la condivisione, no? Perché con il dispositivo che è pronto in 3 secondi io posso decidere di fare una lezione usando 5 o 6 macchine, facendo lavorare 20 minuti, gli metto il timer, 20 minuti, lì sì che la LIM mi serve per tenere il tempo, quindi il cronometro, e 20 minuti i ragazzi lavorano, gli do un task su Classroom, fanno il loro lavoro. Dopo 20 minuti, gli altri 7 fanno la stessa cosa. Se riesco, magari faccio tutta la classe, altrimenti farò buona parte della classe, quelli che non l'hanno fatto lo fanno la volta dopo. Questo per dirvi che la tecnologia non deve essere per forza, no? Il one-to-one, dove tutti hanno il dispositivo, perché sta roba qua non esiste in Italia, no? Non esiste per problemi economici. Ma adesso che arriveranno tutti questi fondi di cui si parla, noi non immaginiamo una scuola dove c'è un ragazzo con un dispositivo sempre davanti al monitor tutto il giorno, a casa e... No, non è il nostro modello. Il nostro modello è, ripeto, in determinate situazioni l'utilizzo della tecnologia. Poi si fa la lezione che fate sempre. Ok? La condivisione, questa immagine qua, un'immagine molto americana, però dà l'idea, no? Cioè ho un bel carrellino con dentro 30 dispositivi. Quando mi serve, il docente cosa fa? Prende il calendario, prenota il Chromebook, la risorsa. In quell'ora, in quel giorno, sono miei. Me ne servono 10. No? Questa è la scuola, no, che si avvicina come tipologia di lavoro a far allenare e acquisire competenze ai ragazzi. Qualcuno potrebbe parlarmi del Bring Your Own Device, altro tormentone che per anni c'è stato in Italia, adesso non se ne parla molto più. Il Bring Your Own Device va benissimo in determinati paesi, in Italia no, perché o voi siete docenti e esperti di informatica, di diverse piattaforme, sistemi operativi, eccetera, o altrimenti non funziona, perché vi potete immaginare che in una classe di 20 ragazzi, 5 che portano il telefonino Android, 2 portano l'iPad, 3 Windows, 2 Chromebook, che facciamo?
impazziamo, no? Mi vedo già il docente in mezzo che dice, come diceva prima, con i dispositivi che gli parte l'aggiornamento, aprite il libro a pagina 27, perché poi non riesce a gestirlo. Ed è così. Nei paesi in cui c'è l'IT nelle scuole, nei paesi in cui ci sono delle figure preposte e che fanno solo quello, non sono docenti, animatori digitali e come sapete meglio di me, no, c'è uno che fa, uno o più di uno, che fa quello. Allora sì che ho un problema, arriva l'omino, dopo 3 minuti ti risolve il problema. In Italia non c'è, quindi bring your own device, one to one, via. Quindi condivisione è il modello. Chromebook ha questo grande, a mio avviso, questo importante beneficio di non aver mai ricevuto un virus da quando esiste. Chrome OS, che è il sistema operativo derivante da Linux, non c'è mai stato un virus, ok? Immaginatevi le piattaforme concorrenti, quando io vedo quei PC che lo accendi iniziano a partire pop-up dappertutto, no? Sembrano posseduti, schiacci un tasto, succede un'altra cosa. Ecco, quelli sono i virus o ransomware che bloccano anche lì l'attività. E se ho un PC del genere, che faccio? Il ragazzo che ha avuto la sfortuna di sedersi in quella postazione non può fare nulla. Quindi questo, quanto riguarda sicurezza, eccetera, è fondamentale. So che devo finire, ho 2 minuti ancora. Ah, questa è una cosa interessante di cui volevo parlarvi, Chrome OS Flex. Flex, ormai lo chiamiamo in Google. Che cos'è? È la possibilità di trasformare vecchi PC, Windows o Mac, che non funzionano più, quelli che accendete, andate a far colazione, sono ancora lì che girano. Ecco, quelli lì, fino a 10 anni indietro, possono essere resuscitati, cioè possono diventare dei Chromebook alla fine della fiera. C'è un laboratorio oggi di Deborah, lei, dove vi fa vedere come prendo un PC vecchio Windows che non funziona più, di cui le scuole sono infestate, e lo trasformo in maniera gratuita, in maniera rapida, in un PC che quantomeno è diventato un Chrome OS e che quindi va su internet, va in workspace, fa tutto quello che dovrebbe fare. Quindi dai nuova vita ai vecchi PC, un po' lo slogan di Flex. Va bene, io mi avvio alla conclusione con questa ultima slide, dove in realtà non si vede molto perché è tagliata, però sono le risorse che noi diamo ai docenti. C'è un sito che è edu.google.it, sito di Google per l'education in italiano. Trovate tutte le cose nuove che lanciamo, le trovate lì. E poi ci sono i gruppi Facebook. Noi sappiamo che in Italia i docenti, anche gli studenti forse meno, ma i docenti sono su Facebook. E abbiamo delle comunità molto vivaci, JEG ovviamente è la comunità di riferimento, ancora troppo poco a mio avviso frequentata, abbiamo 6.000 docenti, in Italia siete 800.000 di cui... adesso arrivo, 850.000 docenti, ne abbiamo 6.000 in JEG, considerando che di questi 850.000 l'80% usa Workspace più o meno, mancano tantissimi. Quindi una cosa vi chiedo, iscrivetevi a JEG, è gratis, su Facebook si scrive JEG e si arriva. È importante perché quando avete delle domande su come faccio in classroom a fare questa roba qui, come faccio in Google Site a fare il sito, ecco, la scrivete dentro la community, tempo in giornata, come dicevo prima, arrivano veramente tutte le risposte. Quindi loro poi sono gli esperti che vedete oggi nei laboratori, quindi vi consiglio di vi trovate dentro il gruppo, tra l'altro, e quindi potete iscrivervi a JEG. C'è un'altra community che è il gruppo docenti Google, qua invece sono 65.000 docenti in Italia, quindi una comunità, direi che queste sono le due comunità a cui bisogna iscriversi perché, ripeto, se avete una domanda lato Google, trovate, ma non solo Google poi tra l'altro, perché loro poi parlano anche di altri applicativi, di altri software, insomma sono gruppi dove ci sono docenti che fanno didattica innovativa, docenti di riferimento. Siccome sono migliaia, ogni vostra domanda troverà sicuramente una risposta.
E ci sono anch'io, Marco Bernardini di Gira Education, e quindi vi ringrazio e ci vediamo dopo nel pomeriggio. Grazie. Grazie Marco, grazie mille. Parto con la mia presentazione, eccola qua. Allora, benvenuti ovviamente, grazie di essere qui. Mi unisco ai ringraziamenti, non li ripeto, appunto per tutte le autorità che ci hanno concesso di essere qui oggi con qualità di gruppo Google Educator Italia, ma permettetemi di fare un ringraziamento personale alle mie amiche ormai, Deborah Ruocco, Melissa Giacosa e più di tutti Paola Paolino, che si è spesa tantissimo. Grazie Paola, grazie mille. Che ovviamente si è spesa tantissimo affinché questo evento avvenisse e soprattutto si è spesa perché GEG Italia potesse diffondersi anche nella sua terra. Quindi grazie ancora Paola e non in ultimo Massimiliano Catucci, che si sta avvicinando in maniera minacciosa per dire non mi hai nominato, quindi non, ecco, okay, ho fatto. E anche Ornella Pepe, che oggi pomeriggio conoscerete con l'appuntamento del laboratorio. Allora, innanzitutto mi presento per chi appunto non mi conoscesse ancora, fate mia colpa, e sono una docente di matematica e scienze di una scuola media, questo nel tempo libero faccio questo lavoro. Sono animatore digitale e penso che se c'è tra di voi, c'è qualche animatore digitale tra di voi? Ecco. Se siete animatori digitali siete anche amministratori del Google Workspace for Education, giusto? Esatto, molto spesso il ruolo coincide per noi e siamo molto contenti. Ho entrambi i livelli di Google Educator, ve ne parlerò tra poco in maniera molto veloce, anzi fatemi mettere il... Ah, l'avevi già messo tu, mi controlla. Sono anche Google Trainer, Google Innovator e attualmente sto anche seguendo l'Innovator di questa nuova accademia del 2022 come coach. Inoltre, oltre a essere leader di GEG Italia, sono anche leader di Global JEG, che riunisce tutti i gruppi JEG mondiali. Anzi, in realtà ho iniziato così, adesso vi farò una piccola storia su come nasce GEG Italia, e sono mentor di GEG. Questo non per vanagloria o per dirvi ok, sono bravissima, sì lo sono, però è anche per darvi il substrato su quello che racconterò dopo, come sono arrivata proprio al successo, permettetemi di dirlo, che oggi dopo 2 anni GEG Italia rappresenta. Sono anche ambassador di diversi applicativi e se oggi ovviamente vi iscrivete subito al canale YouTube vedrete quante collaborazioni abbiamo già fatto e quante sono appunto in essere. Allora, GEG Italia, chi era costui? Quindi, parafrasando Don Abbondio, questo è il QR code che vi porta al nostro sito. Man mano vi farò vedere alcuni QR code, quindi tenete pronti i cellulari perché poi vedremo in diretta come, se fate veramente l'iscrizione, la sottoscrizione ai nostri social. GEG Italia nasce, secondo me, nel momento giusto in Italia. Io dico sempre questa frase, secondo me la transizione al digitale per molti docenti era già in atto, però stava venendo con calma, con una calma tipicamente italiana, ma sì, piano piano, piano piano. In realtà poi dalla sera alla mattina, e se qui gli amministratori di Google Workspace mi possono dare ragione, dalla sera alla mattina noi animatori digitali o amministratori abbiamo fatto tutte le credenziali per i nostri alunni, abbiamo istruito i nostri collaboratori per Classroom, per come dovevano mandare le email, per come dovevano fare i Meet, e alcuni di loro erano veramente neofiti, quindi abbiamo fatto un lavoro immane, noi e chi come noi magari aveva qualche competenza in più per aiutare i nostri colleghi. E in quel momento nasceva l'idea di GEG Italia e ritorno alla vanagloria di prima, ero nel gruppo Global dove c'erano già tantissimi leader di GEG e io mi ero iscritta ad alcuni gruppi, uno fra tutto GEG Colorado. La conoscenza dell'inglese, devo dire, mi ha aiutato tantissimo, anzi praticare l'inglese, poi praticare questi gruppi mi ha aiutato anche con la mia fluency, come si dice,
E a un certo punto io frequentavo queste G&G e mi piaceva l'atmosfera che c'era di condivisione, di collaborazione, cosa che forse in Italia all'epoca non aveva tanta presa, insomma, cioè ognuno lavorava un po' come se fosse una nicchia, in un mondo tutto suo, alcuni erano anche gelosi magari della pratica che stavano facendo di successo in classe e la condividevano con non molto volentieri. E io quindi sono arrivata che questi collaboravano, facevano reti di scuole a livello internazionale, al che mi chiese la leader di G&G del Colorado dell'epoca, ma perché in Italia non avete una G&G? E io in effetti dissi, bah, non lo so, non so nemmeno come si fa. E lei disse, guarda, ti devo fare io in qualità di leader una nomination, poi ti contatterà Google, che mi ha contattato, e verificherà se hai le competenze, le soft skill giuste per essere leader di G&G. È così che poi è nato questo grande sogno. È iniziato molto in sordina. Questo è hai messo un timer di 4 minuti, non faccio in tempo. Scusa, Allora, dicevo, era veramente un sogno, cioè creare anche in Italia, ormai io G&G Italia la chiamo il collegio più grande d'Italia, no? Dove trovare docenti che avevano la mia stessa vision, le mie amiche mi chiamano la vision, cioè quella di collaborare, di condividere le buone pratiche. Ho scoperto questo applicativo, guarda, è meraviglioso, ti insegno come si fa, ti faccio un tutorial. Quanti tutorial noi animatori digitali abbiamo fatto anche per WhatsApp? Guarda, registrando il video del computer, no? Lo schermo del computer da mandare alla collega di sera. O quanti tutorial abbiamo visto, perché magari anche noi non sapevamo tutto all'epoca e quindi abbiamo dovuto imparare. Quindi è nata secondo me nel momento giusto. Tanti docenti e anche tanti studenti ci scrivono grazie per avermi fatto scoprire questo modo di adoperare Google Sites o questo applicativo. Quindi veramente una bellissima storia. Adesso veniamo ai vostri cellulari pronti con il QR code pronto per registrare. Allora, questo è il nostro canale YouTube. Qui il contatore un po' non è velocissimo perché va di 10 in 10. Ormai abbiamo, aiutatemi, 4.000, 5.000 su YouTube? Su Facebook, su YouTube, non ricordo. Vabbè, non fa niente. E quindi ormai avendo superato, avendo 1 milione di followers, vabbè. Il contatore non ci dice subito, però inquadratelo e sottoscrivetevi in questo momento al nostro canale YouTube. Dopodiché, andiamo. Non vi preoccupate perché la presentazione poi verrà messa sul sito dell'evento e sul sito di G&G Italia, quindi poi la ritroverete. Questo è il famoso gruppo Facebook di cui parlava il nostro Marco, quindi il gruppo dove abbiamo questa cerchia, questo gruppo di docenti italiani che fa domande, ma ci scambiamo anche proprio idee e altro. Posso andare avanti? Avete fatto? Perché dopo di questo c'è il canale Telegram. Questo è un gruppo più ristretto, siamo in 600, ma è un gruppo attivissimo, perché davvero qui c'è la vision vera. Mentre su YouTube magari andiamo in diretta e in diretta abbiamo 20, 30, 60 spettatori, non tantissimi, poi in differita le persone lo vedono, arriviamo anche a 1000 visualizzazioni. Questo invece è un canale davvero in cui si chiacchiera e si colloquia in maniera istantanea. Come si fa questo? Ricordatemi come si fa questo in piattaforma, nella console, e c'è chi risponde. Cioè non siamo a volte neanche noi gli esperti, ma tutti quelli che possono rispondere, rispondono. Noi li chiamiamo i supporter perché poi condividono le nostre iniziative, le nostre live, ci seguono sempre, quindi è un gruppo veramente importante. Allora, torno un attimo indietro, vi faccio velocemente vedere il sito. Avevo creato, eccolo qua, il link nel dinosauro di Google, del QR code. Questo è il nostro sito G&G Italia. Se appunto non ci conoscevate o magari non sapevate tutte le iniziative che abbiamo già espletato, qui troverete appunto tutta la nostra storia. Allora, qui appunto c'è la pagina di G&G Italia Tour con tutte le tappe, tutte le varie iniziative, le immagini, i video, le presentazioni che abbiamo tenuto negli altri, e cerchiamo sempre anche di rinnovare, non facciamo mai sempre la stessa.
qui il nostro canale YouTube, dove il nostro grandissimo Andrea Lamanna, co-leader di Gigi Italia, è praticamente il nostro nerd, quello che aggiunge, tiene il sito sempre aggiornato. Qui vedete tutte le nostre sessioni live. Ieri sera ne abbiamo trasmessa una che però era registrata proprio perché eravamo già qui, su una collaborazione, perché le collaborazioni stanno andando veramente molto bene, aumentano sempre di più. Poi abbiamo fatto un primi passi in Google Workspace, concentrandoci su un tutorial approfondito, non diciamo avanzato, però approfondito, su tutti gli applicativi che Marco vi ha fatto vedere prima, dal calendar alla mail, al documenti e così via. Poi abbiamo partecipato, abbiamo ricevuto la richiesta da parte di Google di fare un primi passi, un Google Junior Training Series tradotto da quello che era il progetto americano. Sono delle pillole di dei piccoli tutorial dedicati soprattutto agli studenti in questo caso, che sono veramente molto brevi, vanno dai 3 ai 5 minuti, un po' come i video di TikTok, perché sappiamo che l'attenzione dei ragazzi più di quei minuti non c'è, e quindi sono delle piccole pillole proprio pensate per i ragazzi. Appunto, parlando di TikTok, la Google Junior Training Series è appunto sbarcata su TikTok, quindi i ragazzi possono andare sul sito GEG Italia a guardare i nostri video. Poi abbiamo fatto martedì JEG, quindi abbiamo dei video dedicati ai docenti, quindi con le domande che ci venivano rivolte più spesso, quindi quando abbiamo visto che quelle domande erano più o meno rivolte più spesso, li abbiamo fatto il martedì JEG, e poi ovviamente collaborazioni ed eventi. Qui invece parliamo delle certificazioni. Mi sono rimasti 5 minuti, quindi lo farò molto brevemente. Trovate qui le informazioni sulle certificazioni Google, con anche tutti i riferimenti, dove andare, dove formarsi, dove fare l'esame e così via. Io adesso ve le riassumo brevemente nella mia presentazione. Eccolo qua. Vado un attimo avanti. La mission di GEG Italia, l'ho detto, ed eccolo qua. Questo è il Teacher Center, lo skill shop, insomma, dove potete appunto ampliare le vostre conoscenze. Perché? Perché magari voi tutti gli applicativi di Google già li utilizzate anche bene. Sarebbe a questo punto utile avere una certificazione, cioè avere sul proprio curriculum una certificazione che ci dice: io sono livello 1, io sono livello 2 e quindi ho questo tipo di competenze certificate. Questo è il QR code per il Teacher Center, ma basta che cliccate Teacher Center Google, lo trovate molto facilmente. E questi sono i due corsi principali, ce ne sono tanti. Io stessa pochi giorni fa ho collaborato, appunto a brevi video, un corso di formazione breve sui Chromebook in particolare. Ce ne sono tanti, questi sono per la certificazione, quindi un corso base e un corso avanzato. Nella Google Certified Educator 1 si attesta la competenza di base per gli strumenti Google in classe con gli studenti. Quindi questo livello certifica le competenze fondamentali e la possibilità di implementare queste competenze nella propria didattica, con gli studenti anche, cioè perché poi diventate formatori dei vostri studenti, quindi non solo acquisite la competenza ma la trasmettete anche a loro, proprio perché loro nascono nativi digitali, ma poi se devono mandare un'email vanno nel panico. Se invece parliamo di Google Certified Educator 2, questo è un livello più approfondito, quindi non soltanto un livello di applicazione nella didattica e nella didattica innovativa, ma anche trasformare proprio la propria didattica e trasformare il modo di apprendere degli studenti, un apprendimento più a 360 gradi. Anche qui troverete tutto il sito, ma ripeto, basta che andate sul Teacher Center e trovate tutto. Che cosa? Allora, prenderete il livello 1, prenderete il livello 2, cosa c'è dopo? Dopo c'è il Certified Trainer. Io ti ho dimostrato di avere le competenze, giusto? Ho dimostrato di avere le competenze, sia a livello base che a livello avanzato, e quando entrate nel mondo Google capite quello che voglio dire io, che vi vorrei trasmettere oggi, la voglia di condividere le conoscenze che avete acquisito.
Cioè io ho scoperto delle cose nuove, delle funzionalità nuove, le voglio condividere col collega, ma anche con qualcun altro. Ecco, in questo la pandemia appunto che abbiamo vissuto ha aiutato tantissimo noi formatori, perché non eravamo abituati a formare a distanza, era in presenza la formazione. Invece adesso facciamo call, facciamo webinar, facciamo di tutto e la nostra platea è diventata nazionale. Dopodiché c'è l'Innovator Academy, quella che in questi giorni sta quasi per finire dopo 8 settimane, e comprende degli educatori che sono creativi, appunto la lampadina dell'innovazione. Cioè io ho formato altri docenti, li ho aiutati e adesso voglio creare qualcosa di mio, voglio creare qualcosa che sia innovativo utilizzando gli strumenti Google, ma soltanto a livello digitale. C'è chi fa anche dei prototipi materiali, però pochi abbiano un risvolto appunto nella didattica e nell'apprendimento innovativo. Questi sono i nuovi innovator di quest'anno. Trovate me e Sabina Moscatelli, che ha avuto l'Academy con me nel 2020, che ha seguito l'Academy con me nel 2020, ed eravamo eravamo in tre fino a qualche... lo so, non lo sapeva Deborah, perdonalo, non sa quello che dice. Eravamo in tre fino a quest'anno, tre soli innovator italiani, io, Sabina Moscatelli, Alessandro Bencivenni, e poi c'era anche Sandy Basal, che è svedese, ma viveva un anno in Italia e l'aveva preso in quel periodo, però in realtà non è italiana. E questi invece adesso sono aumentati, sono diventati 12, ci sono 12 innovator italiani, tra cui Deborah e Paola, quindi veramente molto orgogliosa di loro. Gabriele, è vero, perdonami, però lei è dell'altro gruppo, quindi non la nomino, sono giù. Allora, adesso io... sono stata nei tempi, precisissima, un quarto d'ora. Passerei la parola a un grandissimo amico, un grandissimo formatore, perché dopo che abbiamo fatto tutto questo, rimane una cosa sola: trasformare la nostra scuola in una Google Reference School. E Paolo vi guiderà in questo percorso, perché lui rappresenta l'unica scuola in Liguria al momento che è appunto una Google Reference School, e vi spiegherà che cosa è. Prego Paolo. Una cosa al volo, quella di Paolo. Mala. Grazie. Prima di tutto ringraziare tutti i diamanti della Liguria, che sono Paola Paolino, che ha fatto tutto, diciamo, l'organizzazione di oggi, poi Deborah Ruocco, Benita Giacosa, Nella Prete, che sono tutti di Liguri. Ma la Liguria è una regione molto... Devo ripetere da capo tutto? No. Ma le tengo io, grazie. La Liguria è una regione piena di trainer, perché abbiamo anche Canesi qui davanti, abbiamo Paolo, quindi insomma è una regione virtuosa dove, pur essendo una regione medio-piccola, ha in proporzione molti più trainer che le altre. Allora, a proposito di questo, Marco, tu hai detto prima una cosa... ha parlato di GEG Italia 2022, ha specificato questo 2022. Oggi cercherò di convincerlo, perché abbiamo una riunione oggi pomeriggio, a fare il 2023. Degli eventi nel 2023, perché dopo tanta distanza, tanti eventi a distanza che abbiamo fatto, incontrare le persone devo dire che dà un'energia meravigliosa. Ti devo dire, te lo dico come spoiler, che Ornella dalla Val di Fassa stamattina mi ha proposto una scuola a Trento, quindi prendiamola in considerazione, mi raccomando. Vai Paolo. Grazie, buongiorno a tutti, anch'io faccio un velocissimo ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato per questo evento, in particolare i due cari amici che sono qua a fianco a me, mi hanno invitato e vicino ai quali sono onorato di stare. Di cosa parliamo in questi pochi minuti? Della possibilità di far fare un salto verso una metodologia nuova, di fare scuola a 360 gradi, non solo per noi come educatori o formatori, ma a tutto il nostro istituto. Io in particolare lavoro all'Istituto Odero di Genova, qua c'è scritto vicepresidente, Marco dicevi, si chiamavano ancora presidi, mi hai fatto pensare che stiamo diventando vecchi, perché uso ancora questa vecchia terminologia, e rafforzato questo concetto di vecchiaia dal fatto che quando sono diventato trainer
la prima cosa che ho chiesto è chi è che c'è in Italia, chi è il signor Google Italia. Poi per fortuna dopo pochi mesi Marco è stato nominato e abbiamo cominciato a lavorare tanto tempo fa, no? Non esisteva quasi nulla in Italia di questo. Cosa significa diventare reference school? Significa aderire a una sorta di bando aperto per tutte le scuole che prevede dei prerequisiti abbastanza stringenti in apparenza, ma che voi vi accorgerete, forse qualcuno di voi potrà già confermare, che non sono in realtà degli scalini così alti da salire, che riguardano la percentuale di docenti in possesso di certificazioni livello 1 e o livello 2, quello di cui parlava prima Floriana, indicativamente è tarato sul 25% del corpo docente di ruolo in istituto, il target, ma è un target che non è rigido, quindi si può anche pensare di avvicinarsi e poi scavallare durante l'anno scolastico. E l'utilizzo, io uso il termine massivo, che forse è un po' eccessivo, però un utilizzo comune dei Chromebook nella didattica, ok? Quindi vi verrà chiesto fondamentalmente quanti docenti sono certificati Google, quanti Chromebook avete, e da lì in poi si parte, no? Si fa qualche call, si fa qualche chiacchierata, dopodiché una volta accettata la vostra nomina e validata diventate Google Reference School. E cosa fate dopo? Perché innanzitutto fate un evento di presentazione rivolto a chi volete voi, non c'è nessun tipo di obbligo di aprirsi a un qualunque tipo di platea, eventi che poi vengono ripetuti annualmente, se non altro, se non di più, e che permettono al vostro istituto di, e penso che sia quello di cui abbiamo bisogno un po' tutti noi che lavoriamo nella scuola, di pubblicità legata a qualcosa che sta funzionando, perché essere trainati nella pubblicità del nostro istituto da Google, che in questo momento, come ha ricordato Marco, è il traino della formazione digitale in Italia, è sicuramente un biglietto da visita molto importante. C'è la possibilità di partecipare a eventi internazionali, noi a breve parteciperemo a un evento internazionale, ancora non abbiamo ben capito cosa ci sarà da fare. Ho elencato sotto un elenco di benefici minori, ma in realtà è solo dovuto al fatto che non ci stessero in un'unica slide. Secondo me un beneficio chiave è quello di possibilità di testare i nuovi prodotti Google prima del rilascio nel mercato. Questo è un modo per rimanere sempre un passo avanti, essere sempre pronti per quello che arriverà, anticipare le fasi di studio. Chi lavora in questo settore, noi tre, ma non solo noi tre, abbiamo fatto tanti studi, no? Per capire cosa potesse servire. Provo, studio, sperimento, immagino e poi dopo metto in pratica, utilizzo, faccio diventare sistema ciò che secondo me, secondo noi funziona. Qui abbiamo la possibilità di partire avvantaggiati, di vedere già qualcosa che magari non è ancora sul mercato, qualcosa che magari poi non ci andrà mai, ma anche per feedback nostro può diventare poi uno strumento di lavoro utile per il futuro. Velocemente, nel nostro istituto abbiamo iniziato a lavorare circa 10 anni fa, quindi abbiamo iniziato con l'abbandono in parte degli account legati a sistemi operativi tradizionali, quindi cominciare a creare account Google per il personale e a, diciamo così, utilizzare il cloud se non altro per la memorizzazione di dati in prima battuta. Da lì siamo partiti a dotare tutti studenti, docenti e personale di un account Google e di utilizzare il cloud non solo come archivio sempre disponibile, ma come strumento per la didattica. E, di Long Life Learning ne avete fin qua tutti quanti, però è la verità, nel senso che non pensiamo assolutamente di essere arrivati in fondo, anzi sappiamo che c'è ancora molta strada, e quello che qua è la cima di questa collina probabilmente poi avrà un pendio più ripido dopo, ma non ci spaventa affrontarlo, perché fin qui ci siamo arrivati con facilità, impegnandoci, lavorando tanto, ma senza difficoltà. Non abbiamo avuto quasi mai momenti di voglia di abbandonare, perché
quando gli strumenti sono pensati bene, realizzati bene e presentati bene ai vostri colleghi, ai vostri dirigenti, abbiamo visto che il successo c'è sempre stato. Nella nostra scuola, ma in tutte le scuole che abbiamo girato in questi anni, che sono veramente, veramente centinaia. L'obiettivo è quello di, in un futuro abbastanza vicino, eliminare totalmente la carta e dare a tutti gli studenti la possibilità di avere un Chromebook, che non significa quello che diceva Marco prima, ecco, tieni il tuo Chromebook, portatelo a casa, fanne quello che vuoi, ma fare in modo che, in base alle statistiche che noi teniamo di quante richieste ci sono durante un giorno, durante una settimana, durante un mese, durante un anno scolastico, di docenti che dicono avrei bisogno del carrello dei Chromebook perché faccio un'esercitazione, un lavoro, un questionario, eccetera, fare in modo che tutti gli studenti a livello statistico in ogni momento possano avere un Chromebook senza dover dire eh no, ce l'ha già la quarta A, se ne parla la settimana prossima. Questo porta risultati. Questi numeri sono un po' arrotondati per fare cifre tonde, però sono molto molto vicini alla verità. Beh, l'incremento degli utenti su Classroom va da sé, nel senso che il Covid poi ha fatto da traino per questa cosa, però questo 400% significa che adesso tutti gli studenti ce l'hanno, mentre prima ce l'aveva uno su quattro. Il dato sulla carta risparmiata è anche qua abbastanza indicativo, seppur non preciso. Il vero dato interessante è che è un'altra cosa, no? Che a noi interessa, sì, farci pubblicità, quindi avere iscritti, ma poi non perderli, soprattutto per noi, istituto professionale, quindi no, in questa piramide, uno dei livelli più bassi sotto il quale c'è il vuoto, no? Fare in modo che ci sia una frontiera che impedisce ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di cadere in questo vuoto. Ed effettivamente l'abbandono scolastico, che per noi era e resta un problema enorme, è sensibilmente diminuito in questi anni. Ancora più velocemente, in due minuti, due esempi di buone pratiche, anche se uno l'ha già accennato Marco, quindi andremo veloci. Questa è un'eredità della pandemia, cioè un lavoro nato prima, diventato sistemino nella pandemia e che sta diventando sistema adesso post. Il problema è stato istituto professionale, materie pratiche, con tutto il rispetto per i docenti di materie umanistiche, fare una lezione di una materia umanistica, soprattutto per brevi periodi ovviamente, a distanza è un pochino più facile, nell'immediato se non altro, che una lezione di aggiustare un motore. Cosa ci siamo inventati? Delle avventure multimediali. Abbiamo usato Google Moduli, ma si può usare tutta la piattaforma, anzi è anche bello mescolare gli applicativi per ottenere lo stesso risultato, con la quale i ragazzi giocano fondamentalmente e apprendono. Non riusciamo a vederla oggi, questo è una sorta di avventura gioco, che è l'evoluzione di una cosa che avevamo fatto in live con JEG, che permette ai ragazzi di apprendere giocando. C'è tutto quel mondo di gamification, anche questa è una parola che avrete sentito e risentito, ma e torno a quello che diceva Marco all'inizio, sviluppare le competenze, perché queste avventure sono pensate come un film o una puntata di una serie TV e vengono destrutturate in tanti sottotask che vanno a costituire sia il prodotto finale, e quindi quando parliamo di prodotto da docenti sappiamo che andiamo a ricadere in una unità di apprendimento. Quindi i ragazzi realizzano un'unità di apprendimento il cui prodotto finale è l'avventura. È chiaro che lo step zero è io le preparo e i ragazzi ci giocano, ma gli step da 1 a N poi sono gli step in cui i ragazzi creano le loro, e divisi in gruppi, no? Un po' l'esercizio che diceva Marco prima, questa è una testimonianza reale di quella bella presentazione che ha fatto Marco. A gruppi i ragazzi lavorano, chi fa la scenografia, quindi chi reperisce sul web le immagini, i video, le informazioni storiche sull'evento che è l'oggetto della nostra avventura, chi si occupa di scrivere il testo, chi si occupa di pensare alla logica del gioco, perché no, se io devo andare da qui a qui nel gioco, se devo fare tutto il giro della stanza ci arrivo lo stesso, però il gioco poi diventa meno efficace. E chi si occupa, ad esempio, di correggere questi errori, perché magari io ho pensato che facendo una mossa da qua raggiungo Marco e invece per errore
raggiungo Deborah, e quindi andiamo a addestrare competenze, alcune che ricadono nelle top che diceva Marco prima, no? Competenze espressive, logiche, altre mini competenze come quelle magari di un avvicinamento al debugging, che potrebbe essere, anzi è sicuramente non a 360 gradi, ma una competenza molto richiesta nel mondo del lavoro attuale. La seconda buona pratica è quella, anche qua presentata da Marco, quella di riutilizzare i nostri vecchi PC. Avevamo tanti PC, abbiamo ancora un esercito di PC abbandonati che stanno via via riprendendo vita e si stanno trasformando in Chromebook a costo zero, e tutto beneficio, è tutto beneficio. Non ripeto quello che ha detto Marco. E chiudo dicendo che anche e soprattutto grazie a questo percorso che, no, in inglese io una frase che uso spesso, it's a journey not a destination, è una tappa, non è il punto di arrivo, ma in questo viaggio siamo arrivati a diventare polo formativo per i nuovi piani di PNRR, sia per la formazione che per i metodi innovativi, e lo dico senza vergogna, non ci saremmo riusciti se ci fossimo affidati a qualche altra piattaforma, è la verità, lo dico con la massima sincerità. Vi ringrazio e ripasso la parola ai miei amici. Grazie Paolo, come sempre un grandissimo formatore, mi ero dimenticato di dire che sei stato ex leader, poi mi hai abbandonato, però... E se ne è pentito. E se ne è pentito, no. Grandi, è talmente, è un formatore talmente brillante, punto di riferimento della Repubblica, anche insieme al Canese, che è in prima fila, che ringrazio per la partecipazione, che a un certo punto ha detto non ce la faccio, ho troppe cose da fare, e quindi però siamo rimasti veramente tanto tanto amici, e come dice Pina un po' Fattozzi, lo stimo tantissimo. Allora, se ci sono domande... No. Vi lascio. Lascio il posto ai ragazzi. Allora, se non ci sono domande passo la parola a Paola. E grazie per la Le domande le facciamo... Ah vabbè, ma parlo 30 secondi, le facciamo alla fine. Intanto volevo fatevi un applauso, perché abbiamo capito che siete i sopravvissuti di questa giornata, perché arrivano messaggi in continuazione dicendo non posso venire, devo sostituire 7 colleghi, devo anche i dirigenti, ringrazio il dirigente, lo sciopero non aiuta, diciamo che abbiamo scelto a dicembre non lo faremo mai più, ecco, perché l'influenza veramente ha ammazzato tutti, cioè gente che sta sostituendo 7-8 colleghi, quindi siete i sopravvissuti della situazione. Adesso vi facciamo vedere questo, tutto quello di cui hanno parlato loro, messo in pratica con i ragazzi del liceo Giordano Bruno, capitanati dalla professoressa Marras, che vedo già, ho già visto delle lucine accese di persone che hanno detto io faccio il percorso 1, 2 e anche trainer. Grazie. Ci spostiamo per far posto ai ragazzi. I ragazzi sono abbastanza smart per passarselo loro se lo attaccano nel momento in cui parla. Sì. Anche tu, abbi pazienza, ma per il video rimane meglio, ok? Sì, poi ragazzi, ve lo passate, dovreste attaccarlo qua vicino alla bocca. Vieni, no, non va bene. Ci vogliono ancora due sedie, mi ci vogliono però. Due. Possiamo prendere quelle là? Mettetevi. Dai, forza. Due. Aspetta, fammi metterci. Beh, anche se non siete in ordine. Ma quelle lì vanno bene, guarda. Allora, aspetta, state due di qua. Aspetta che ci dà quelle due lì. Così. No, vieni di qua. Ce la possiamo fare. Mettiamo una da una parte, una. Lasciami solo mettere lì che devo cliccare. Allora, due di qua. Uno di là. Arrivo. Aspetta, la metti di là. Sei una professoressa operaia anche tu? Sì. Ok, allora. Ci stiamo tutti vicini vicini, sì, che devo avere il computer. Mettete lì. Cosa fai? Ok. Attenzione a non volare giù dal palco. Attento, sì, infatti. Allora poi uno alla volta ce lo passiamo. La scaletta, se volete, ce l'avete qua. Ok, bravissimi. Benissimo. Allora, eccoci. Ci siamo. Invece la scaletta me la metto. Ok. Allora, niente. Prima di tutto,
Io sono la professoressa Marras, questi sono i nostri ragazzi che hanno partecipato a questo progetto che vedete rappresentato da questa grafica che è il National Sheet Tech Challenger del 2022. E niente, come prima cosa volevo ringraziare Google Educational e GEG, il team di GEG Italia, per aver dato questa opportunità ai nostri ragazzi di portare avanti il loro progetto e di presentarlo, anche perché il nostro liceo sono già molti anni che lavora proprio su quelle competenze che ha illustrato nella presentazione il dottor Berardinelli, cioè quelle top skills, no, che adesso ultimamente sono richieste nel mondo del lavoro. E in particolare sono già molti anni che i nostri ragazzi lavorano a questo progetto, che è, diciamo, un progetto gemello, ecco, di questo National Sheet Tech Challenger. Questo è promosso dal nostro istituto ed è un progetto che è arrivato nel corso degli anni alla quinta edizione, a partire dal 2013, e questo è un progetto che i nostri ragazzi, gestiti, o meglio guidati dai docenti, lavorano alla preparazione di laboratori, quindi vengono proprio potenziate quelle competenze di comunicazione, di lavorare in team, progettazione, per realizzare questo mega evento che si tiene solitamente nel secondo pentamestre, quindi o nei mesi di febbraio o nei mesi di marzo, che vede appunto coinvolti circa 200 ragazzi del nostro liceo in laboratori interattivi per preparare proprio delle esperienze che vengono poi presentate agli alunni di ogni ordine scuola, e sono circa 3.000 gli alunni che ruotano nei 3 giorni di manifestazione, con oltre 100 insegnanti che vanno ad accompagnarli. Abbiamo 3 sedi coinvolte del nostro liceo, 3 sono le giornate, i laboratori sono in media una quindicina, e queste sono le immagini che rappresentano come i nostri ragazzi mettono in atto le competenze che hanno acquisito durante la preparazione. Quindi loro preparano i laboratori, progettano, imparano a comunicare e poi trasferiscono la comunicazione a chi viene a partecipare a questi laboratori. Quindi vedete, ci sono bambini e ragazzi di tutte le età, si va dai bambini dell'asilo, quindi loro parametrano la loro comunicazione alle diverse età che possono essere, diciamo, partecipare alle attività proposte. E abbiamo anche un piccolo feedback. Ecco, questo è il nostro feedback. I ragazzi, quando partecipano, lasciano le loro impressioni, e questo per noi è molto importante, anche per i ragazzi, è il nostro feedback. L'altra invece grande manifestazione che lavora di nuovo nel promuovere le skill di cui abbiamo parlato è il... Aspettate, scusatemi un attimo che vado... Ok, eccola qua. No, non me lo fa fare. Perché? Perché? Avevo bisogno di... Ok, dicevamo, questo Sheet Tech Challenge, che è una competizione a livello nazionale promossa dalla ExxonMobil in collaborazione con la JA Europe, che è l'organizzazione che appunto promuove queste competizioni tra istituti. In particolare il nostro istituto è stato coinvolto nella sfida nazionale, quindi si è iniziato con una preparazione da parte degli esperti della EXO, che ha incontrato i ragazzi delle nostre classi, poi abbiamo fatto una sfida nazionale nel 2022, questa 11ª sfida in Italia, hanno aderito classi terze degli istituti di Novara, Roma, Savona, dove appunto questo gruppo Exxon ha i suoi uffici operativi, e a questi studenti che sono stati precedentemente preparati con degli incontri, sono studenti che provengono da classi differenti, cioè sono tutte classi dello scientifico e scienze applicate, ma non sono tutti compagni di classe. Quindi questo insegna anche a loro a instaurare rapporti di collaborazione con compagni con cui non hanno rapporti differenti, cioè non è che sono nella stessa classe, sono classi diverse, e devono imparare a gestire e a progettare
insieme a persone con cui normalmente non condividono la giornata scolastica. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto il loro progetto, l'hanno sviluppato in due giorni, 21 e 22 aprile, hanno fatto tutto loro, hanno ricevuto, diciamo, le indicazioni a livello generale di quello che avrebbero dovuto fare. In particolare dovevano progettare, ideare un prodotto, un servizio utile per favorire la circolarità alla gestione dei rifiuti prodotti nella propria scuola. Quindi poi loro hanno pensato quali rifiuti può produrre la mia scuola e da lì hanno elaborato un'idea per riciclare questi rifiuti e riportarli a nuova vita. Ecco, con questo loro progetto si sono classificati terzi, hanno avuto una menzione speciale da uno degli ingegneri della Exxon che ha veramente ritenuto innovativo il loro progetto. Allora sono, partendo da destra, Tommaso, Alice, Valentina, Filippo ed Emanuele. Quindi adesso lascio la parola a loro che vi illustreranno il progetto che hanno realizzato. Ovviamente sono stati fondamentali supporti didattici, in particolare loro hanno lavorato proprio sulla piattaforma, su Google Workspace, quindi tutto il loro lavoro l'hanno fatto utilizzando gli applicativi di Google Workspace e basta, adesso smetto di parlare, lascio la parola a loro e io faccio scorrere le slide. Inizi tu, Alice? Chi inizia? Valentina. Allora, vieni, poi vi passate, no, devi girarla all'altro modo. Buongiorno, io sono Valentina Valle della classe 4 B scientifico del liceo Giordano Bruno di Albenga e ho partecipato insieme ai miei compagni alla SciTech Challenge. Le caratteristiche richieste per la progettazione e quindi gli obiettivi del nostro progetto erano la fattibilità in ambito economico e pratico e un basso impatto ambientale. La nostra idea è nata dall'osservazione della nostra scuola, poiché ogni classe dispone di numerosi dispositivi elettronici che richiedono di essere cambiati spesso, in media ogni 5 anni, e quindi vanno a creare un'ingente quantità di rifiuti non riciclabili in gran parte. E tutti i punti principali del nostro progetto li abbiamo voluti riassumere nel nostro logo, che è questo qua. La forma rotonda indica l'economia circolare coinvolta nel progetto e la foglia verde indica l'ecosostenibilità del nostro progetto e infine al centro troviamo i computer che sono i protagonisti, perché non abbiamo voluto creare solo un modo per ridurre il loro impatto ambientale, ma anche per sviluppare nelle persone curiosità verso i nostri appunto dispositivi elettronici, e per questo il nome del progetto è Discovering Your Electronic Friends. Benissimo. Ok. Passiamo adesso la parola ad Alice. Buongiorno, io sono Alice Rasetto della Quarta Scientifico e appunto l'obiettivo richiesto da questa challenge era un'idea per rivoluzionare a livello ecologico la nostra scuola. Le solite idee erano appunto parlare della carta, della plastica piuttosto, e invece noi ci siamo focalizzati sui computer. Appunto, la vita media di un computer è di circa 5 anni e dopodiché viene gettato via. Appunto, ne abbiamo scritto dumpsite. Sì, tutta la presentazione è in inglese proprio perché veniva richiesto di fare la presentazione in inglese. E anche poi l'esposizione. La vita media è di circa 5 anni e dopodiché viene gettato via. Ecco, i rifiuti vengono gettati via, ma è tutto nelle mani di aziende del territorio, non della scuola stessa, perciò potevamo concentrarci solo su come allungare la vita di questi dispositivi, più che effettivamente come, dove gettarli. Appunto, dopo questi 5 anni, nella nostra idea invece di venire gettati via, appunto,
abbiamo pensato di cambiare il sistema operativo e installare Chrome OS, che è quello di cui avete già sentito parlare, di cui abbiamo sentito parlare prima, appunto nelle presentazioni precedenti. Chrome OS è un sistema operativo più leggero che permette, appunto il suo motto, abbiamo scoperto oggi, fosse proprio quello di dare nuova vita ai computer vecchi, ecco. E appunto allungarne la vita. Dopodiché noi abbiamo contato un periodo di circa 10 anni totali, dopodiché il dispositivo inevitabilmente è da buttare. Nel nostro caso verrebbe donato o comunque utilizzato nel DEF, appunto, Discovering Your Electronic Friend, e quindi questo progetto idealizzato da noi, nella quale i ragazzi scoprono sia la componente software dei computer, ad esempio installare il sistema operativo, che è la prima tappa del nostro viaggio, e anche la componente hardware, perché noi siamo sempre circondati da telefoni, computer, dispositivi, ma raramente conosciamo le componenti, come funzionano, come sono fatti. Ok, ciao a tutti, io sono Filippo della quarta B Scientifico. E niente, appunto vediamo come il primo passo che abbiamo immaginato per allungare la vita dei nostri computer è appunto convertire i vecchi laptop che non possono essere più utilizzati perché troppo lenti o poco performanti a sistema operativo di Chrome OS Flex, che ci permette appunto di convertire qualsiasi computer a sistema operativo di Google. Questo, essendo molto più leggero, ci permette di allungarne la vita media. Noi abbiamo stimato che possiamo addirittura raddoppiarla, quindi passare da 5 anni di media fino a passare appunto a 10, ma ottimisticamente possiamo arrivare anche di più, fino a 15 anni totali di vita. Ovviamente installando un sistema come Chrome OS, il computer non potrà fare le stesse cose che farà come nuovo, però abbiamo pensato che per quello che potrà servire alla nostra scuola e al nostro liceo è più che adeguato. Infatti ovviamente il Chrome OS supporta il workspace della Google, che appunto viene molto utilizzato dalla nostra scuola e immagino dai licei di tutta Italia, e quindi può essere un ottimo modo per continuare a utilizzare questi dispositivi che altrimenti verrebbero buttati per altri anni. In caso non fosse possibile convertire questi dispositivi a Chrome OS, oppure quando finiscono il loro ciclo di vita, abbiamo pensato che al posto di buttarli, come ha detto prima la nostra compagna, di donarli appunto al nostro progetto di cui ci parla il mio compagno. Buongiorno, sono Tommaso Cucco, della quarta S Scientifico, e parliamo appunto del corso Discovering Your Electronic Friend. Creando appunto questo corso, avevamo in mente due obiettivi, che erano limitare la produzione di rifiuti e dare la possibilità ai ragazzi, e non solo ai ragazzi ma a tutti gli appassionati, perché è appunto un corso aperto a tutti, di scoprire e imparare appunto cosa contengono all'interno i dispositivi che quotidianamente usiamo. E quindi un corso guidato da un professionista in materia che insegna appunto ai ragazzi e alle persone che partecipano ad aprire e smontare e rimontare i dispositivi, quindi imparare la parte hardware e imparare anche la parte software, quindi a installare il Chrome OS, e imparare soprattutto, come hanno detto prima anche i presentatori, ad utilizzarlo, che è la cosa più importante. E, è un corso a un prezzo accessibile, quindi non ha costi elevati, e i costi appunto ce li dirà Emanuele. Ok, ciao a tutti, io sono Emanuele del Liceo G. Bruno, dell'indirizzo di Scienze Applicate.
Appunto, un punto importante del progetto e della sfida era di rendere realizzabile e soprattutto pensare a esso come se fosse reale. Quindi abbiamo dovuto anche pensare a dei costi e dei guadagni per la scuola e teorizzando due corsi l'anno di 24 ore per 25 persone l'uno, abbiamo calcolato un possibile guadagno totale di 6.000 euro e un costo da parte della scuola di 1.920 euro. Quindi dando poi un guadagno sempre per la scuola che possa poi utilizzare per qualsiasi attività e poi per ricomprare anche nuovi computer di circa 4.000 euro. Cambiando slide poi, abbiamo pensato che comunque raddoppiando la vita dei computer possiamo dimezzare le emissioni di CO2 e comunque anche l'impatto ambientale e quindi si avrebbe anche un beneficio sotto questo punto di vista. E, abbiamo pensato appunto a queste varie cose perché dovevamo renderlo, proprio la sfida chiedeva di renderlo reale e realizzabile. Allora, abbiamo finito la prima parte, Marco sorride e già li ha impiegati tutti, vedo questi ragazzi, farei un applauso. Allora, perché vedo che anche la mano dei costi, sono tutti preservati. Vabbè, ma dico che devo mangiare adesso, quindi è importante. Allora, ci fermiamo per 20 minuti, uscendo dal San Carlo, a sinistra c'è la possibilità di fare un coffee break rinforzato grazie alla trattoria da Maria di Cosio da Roscia, dove potete assaggiare anche cose tipiche della cucina bianca, che è una cucina dell'imperiese. Poi ci ritroviamo qua tra una ventina di minuti con il professor Basso, progetto Scuola Digitale e FT Liguria con le nostre... sì, l'ho detto, progetto digitale. Va bene, poi vi presento dopo. Va bene. Marco, vuoi dire qualcosa? Maestro, ci sono parecchi maestri qui per noi, per me, per Deborah e per Melissa. Quindi parlerà il professor Basso, che è animatore digitale del Liceo Giordano Bruno, Google Trainer, lui non lo dice, ma lo è. Sì, lo sei. Livello 2? Forse anche trainer. L'ha rimosso, va bene. Poi c'è l'intervento del piano scuola digitale e dell'equipe formativa territoriale. Abbiamo voluto riunire proprio tutti quelli che durante la pandemia si sono occupati degli alunni, delle scuole, eccetera. Prima di finire faccio dei ringraziamenti, uno in particolare al nostro tecnico del liceo, Rocco Parrelli, perché senza di lui veramente questo è il signor Rocco che ci sta riprendendo. Chi altro, Deborah? E tutti voi che siete qua, i sopravvissuti, i survivor. Cedo la parola a Mauro. Ci mancherebbe. Sì, una breve presentazione che dovrebbe essere qua. È fatta con il Google Education, ma adesso la apriamo in questa maniera. Non lo dico perché Paola, sennò poi mi critica. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io l'organizzazione e il gruppo JAG Italia per avermi dato l'opportunità di questo intervento. Tra l'altro parlo dopo dei guru, per cui sono emozionato e ringrazio appunto dell'opportunità.
Ringrazio anche per il titolo, che non è mio, ma se ho capito bene credo sia un'invenzione della prof Paolino, per cui ringrazio per questo titolo perché mi dà l'opportunità di parlare del mio lavoro come animatore digitale al Liceo Giordano Bruno di Albenga e di fare qualche riflessione che condivido con voi. Vado subito a rispondere alla questione che appunto mi è stata posta con questo titolo, nel senso che credo non ci sia bisogno di ricordare che il periodo della pandemia, in particolare i 2 anni di didattica a distanza, parlo del 2020 e del 2021, di metà del 2021, sono stati un impegno per gli animatori digitali, per i team digitali e per i docenti tutti, straordinario e assolutamente senza paragoni rispetto a quella che era una situazione di normalità. Per cui quella che è la situazione dell'animatore digitale post-pandemico è una situazione che secondo me, con un minimo di ironia che spero mi concediate perché la pandemia non predispone a essere ironici, ma con un minimo di ironia si può rappresentare in una fase post-pandemica con questa diapositiva che vi mostro, nel senso che... Ora, ironie a parte, voglio ricordare che il ruolo la figura dell'animatore digitale è stata introdotta nel 2015 con la legge 107, la buona scuola, ed è subito stata accolta con una certa ironia. Il cappello da giullare che avete visto nella prima diapositiva ne è un emblema. Secondo me, in realtà, la figura dell'animatore digitale è una delle invenzioni del Ministero più riuscite. Probabilmente, rispetto a altre invenzioni ministeriali, è riuscita perché l'animatore digitale è molto calato nella realtà scolastica, lavora gomito a gomito tutti i giorni con i colleghi, percepisce le problematiche della scuola, le problematiche nelle aule docenti, nei laboratori, perfino nei corridoi della scuola, ragione per la quale può intervenire, perlomeno se il clima ambientale della scuola lo consente, se lo consentono i rapporti con le altre figure di sistema, in primis il DS, il dirigente scolastico naturalmente, può intervenire, ragione per la quale si è dimostrata una figura efficace. Da questo punto di vista io sono un animatore digitale molto fortunato, lo dichiaro pubblicamente perché il clima della mia scuola intanto è un clima molto sereno. E io ho un team digitale e dei colleghi super bravi, veramente bravissimi. Probabilmente non è un caso che una notizia recentissima di 2 giorni fa sono uscite le classifiche di Eduscopio e alcuni indirizzi della mia scuola si collocano ai primi posti della provincia. Ma questo è un altro discorso, lasciamolo stare. Parlavamo di DAD. Sì, mi sono fatto il testo perché cerco di stare nei tempi che mi ha dettato la Paolino, anche esatto. Se insomma, sarà apprezza l'impegno perché ho fatto tutto il possibile per riuscire a farlo. Dicevo, parlavamo... Non ho capito. Sì, questo era chiaro, era chiarissimo. Dicevo, parlavamo di DAD. Qualcuno dice che questi 2 anni sono stati il più gigantesco corso di formazione che si poteva riversare sui docenti. Tra l'altro è stato un corso di formazione a costo zero. Forse proprio per questo motivo siamo stati tutti sollevati quando è finito questo periodo. E ricordo ancora la gioia al collegio docenti di settembre quando la preside ha solennemente annunciato che quest'anno non ci sarebbe stata la DAD, se non in casi eccezionalissimi. Questi 2 anni hanno determinato secondo varie indagini nazionali, un significativo deficit nell'apprendimento dei nostri studenti. Ho riportato in questa slide molto brevemente, non sto nemmeno a commentarla, i risultati italiani dell'Invalsi e insomma sono significativi per quanto riguarda il confronto con gli anni pre-pandemia, purtroppo. Siamo stati quindi tutti portati a sparare sulla DAD, anche io l'ho fatto, sia ben chiaro, ma intanto quando esce questo tipo di discorso io faccio sempre sommessamente notare che cosa sarebbe potuto succedere se la DAD non ci fosse stata, o meglio se non ci fossero state ad esempio le risorse della Google Workspace.
E quindi secondo me dobbiamo ringraziare la DAD e anche la buona volontà di tanti insegnanti che hanno permesso di limitare il deficit nell'apprendimento dei nostri studenti. E qui secondo me si aprono due questioni che toccano da vicino il ruolo dell'animatore digitale post-pandemico. La prima è una domanda. Chiediamoci se nell'attuare la DAD abbiamo commesso per caso qualche errore. Non posso non esternare una mia personale convinzione che mi ha portato anche a qualche duro scontro in collegio docenti con la mia dirigente. Perché i dirigenti scolastici, tra le tante preoccupazioni che hanno avuto nel periodo critico, ed è assolutamente comprensibile, hanno avuto la preoccupazione di poter dimostrare che il personale docente continuava a lavorare come prima e allora hanno attuato la DAD in una maniera che fosse a distanza la replica esatta e simmetrica di quello che era il lavoro in classe quotidiano, anche come orario. Secondo me non doveva essere così. Io stesso ho avuto delle richieste, delle osservazioni da parte di colleghi che avrebbero voluto organizzare diversamente determinate attività, non in maniera sincrona, banalmente sto parlando di attività asincrone, di lavori collaborativi a distanza, di video tutorial rivolti agli alunni o organizzati insieme agli alunni, realizzati insieme agli alunni. Qualcuno dirà che potevamo farlo. No, in realtà non potevamo farlo, perché formalmente non potevamo registrare come ore lavorative, magari al posto di una o due ore frontali, quelle attività che si svolgevano appunto in maniera asincrona, anche a parità di ore di impiego e di impegno. E questo, a mio parere, è stato un errore madornale, che certo non spiega il fallimento della DAD, ma almeno contribuisce a comprenderlo. La seconda questione che tocca il ruolo dell'animatore digitale post-pandemico è la necessità di non disperdere tutto ciò che si è costruito, di salvaguardare le buone pratiche a cui tutti noi ci siamo avvicinati in questi anni di pandemia. Io credo che difficilmente qualcuno di noi potrà fare a meno, faccio degli esempi, dei documenti condivisi su Drive, del semplice e-learning, anche del semplice e-learning che si può realizzare con un semplice strumento come Classroom. Prova ne sia che, lo dicevo anche prima parlando con qualcuno, io ho dei colleghi insospettabili che, nel senso che non avrei mai sospettato che fossero portati a fare questa cosa, ma che a settembre di quest'anno, quando sapevano che la DAD non ci sarebbe più stata, hanno aperto comunque dei corsi su Classroom rivolti alle loro classi. E qui si arriva a un altro passaggio delicato, perché all'orizzonte si intravede il PNRR. Anzi, ormai è alle porte e pioveranno sulle nostre scuole delle risorse molto ingenti. Insisto su un aspetto. Un animatore digitale è profondamente calato nella realtà scolastica e ha a che fare con il docente medio. Attenzione, non ho detto il docente mediocre, semplicemente con docente medio si intende quel grande numero di docenti che nel quotidiano portano avanti una didattica sensibile alle novità metodologiche e strumentali, ma a piccoli passi, senza perdere di vista, oserei dire, l'umanesimo tradizionale. Ma non necessariamente utilizzano le ultime app uscite, non partecipano a corsi e a concorsi, magari alle splendide iniziative che tra poco ci proporrà l'equipe formativa territoriale. Potrei anche dire che magari non fanno, questa è una provocazione che pochi possono capire, ma poi se volete ve la spiego. Il docente medio non fa, ad esempio, storytelling, fa narrazione e così via, potrei dire dell'hackathon, eccetera, eccetera. Entrare nel merito di questioni profonde che non abbiamo il tempo di affrontare, ci tengo solo a dire una cosa, perché nei documenti ministeriali relativi alla famosa scuola 4.0 si legge di ologrammi, di metaverso e annessi e connessi. Non voglio certo passare per oscurantista, ma mi domando quali opportunità si hanno a proiettare un ologramma in classe. Poniamo l'ologramma di Albert Einstein che dovrebbe spiegare la relatività ai nostri studenti. Ci sono sostanzialmente tre possibilità, secondo me, naturalmente.
È l'insegnante che gestisce l'ologramma di Albert Einstein, nel senso che, visto che l'ologramma non parla da solo, decide il docente cosa fargli dire e come parlare. Mi domando, sarà più efficace l'ologramma di Albert Einstein che parla rispetto a quello che può dire l'umile docente? Certamente l'ologramma sarà più credibile, ma non è questo che è al centro dell'azione didattica. Seconda possibilità, l'ologramma è programmato. Sostanzialmente lo si può utilizzare al posto del libro di testo. Quindi ci saranno le case editrici di ologrammi, non so come definirle, che potranno far parlare Albert Einstein anche nella stessa maniera in tutte le classi d'Italia, o magari in maniera diversa. È un vantaggio? Bah, magari possiamo risparmiare qualche insegnante anche. È una provocazione, naturalmente. Terza possibilità. Questa forse è la più interessante. L'ologramma di Albert lo gestiamo in classe insieme con gli studenti, magari in maniera collaborativa. Ma mi domando, è così importante che il lavoro collaborativo con gli alunni sia mirato a far parlare l'ologramma, o forse ci sono degli altri tipi di esperienze che potrebbero permettere l'apprendimento della relatività? Concludo in maniera un po' mielosa, ma me lo concederete, quasi Natale, per cui spero di poterlo fare. Il convegno si intitola «Quale futuro per la didattica?». Permettetemi di dire la mia, molto modestamente, naturalmente. Io credo che nella lezione ci siano dei momenti magici. A volte sono talmente momenti che non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma esistono, nascono, crescono e servono a mantenere aperto il canale comunicativo docente-discente. Per gli ordini di scuola infanzia primaria, che io non conosco assolutamente, quindi probabilmente dico delle stupidaggini enormi, questi momenti magici, secondo me, potrebbero essere, ad esempio, quando il bambino si avvicina alla maestra e le dice «ti voglio bene», magari abbracciandola. Certo, a volte sarà semplicemente una dimostrazione di affetto, perché la maestra in quel momento è la surroga della mamma, ma mi piace pensare che possa essere un momento in cui il bambino è riconoscente perché la maestra lo sta facendo crescere. Per quelli più grandi, che abbiamo la scuola superiore, che certamente non si sognano minimamente di dire una cosa del genere, anzi tutt'altro, c'è però un momento magico che nasce quando gli occhi del docente e dello studente si incontrano e lo studente legge negli occhi del docente il piacere di comunicare e di condividere quello che conosce. Nello stesso tempo, il docente vede negli occhi dello studente il piacere di comprendere il mondo e quindi di crescere e di apprendere. Ecco, io credo che fin quando ci saranno questi momenti magici, la didattica avrà un futuro. Non ha importanza se utilizzerà una tecnologia o un'altra, se ci saranno gli ologrammi o il metaverso. Vi ringrazio. Grazie. Grazie, grazie mille. Veramente un intervento bellissimo che ha veramente dato tantissimi spunti per poter avviare poi una conversazione, e ci dispiace, professore, che sia stato poco il tempo, perché è un intervento che avrebbe sicuramente aperto vari scenari. Allora, adesso buone, ringrazio. Adesso è la mia volta. Vai. È la mia volta. Grazie professor Basso, lui è stato formatore anche per chi si è messo in ruolo nel 2018, e quindi mi ricordo molto bene il corso di nuove tecnologie del professor Basso, con piacere. Bene, ora presento una parte della mia vita che faccio salire sul palco, i due, diciamo, referenti per il progetto Scuola Digitale Liguria. Un applauso. Sì, sono in missione per Monica Cavallini, che salutiamo, che ora è in Africa. E allora niente, non è riuscita a venire, non venga. Nel frattempo colgo l'occasione, perché il microfono me lo lasciano per pochi minuti, di salutare Andrea Cartotto, che è qui presente. Potete poi chiedere autografi, foto, selfie. Grazie Andrea, davvero di cuore. E, bene, quindi vi passo la parola, voi siete più brave di me a fare queste cose. L'unica cosa, vi chiedo di passarvi il microfono. Ok, allora fatto. Sì, la Paolino, che taglio un po' anche a me. Andrea Stigliano, parte di Evenut, giusto? E poi vi presentate voi, sì, e Maila Falzoni, di Scuola
Eccoci, buongiorno a tutti, appunto sono Maila Falzone, referente per la comunicazione del progetto regionale Scuola Digitale Liguria. Appunto porto i saluti di Monica Cavallini, che oggi non può essere qui. Monica che conduce il progetto proprio per conto di Regione Liguria, insieme allo staff di cui fa parte anche Angela Sugliana, a cui passo subito la parola. Così abbiamo pensato a un incontro dialogato. Allora, Angelo Sugliano, consulente metodologico del progetto, l'associazione di identità è l'associazione che collabora con il progetto. In tanti ci conosciamo perché io lavoro, diciamo, ho la fortuna di lavorare su vari progetti che hanno l'obiettivo di portare a valore quello che succede nelle scuole. E liguri e italiane. E tutti, quando abbiamo ascoltato i precedenti interventi, un sacco di spunti ci sono venuti per raccontare questo progetto Scuola Digitale Liguria a chi non lo conosce, ma anche a chi lo conosce invece dare qualche elemento per portare un po' a sistema e a valore le cose belle che si sono dette oggi. Allora, io ho partecipato alla nascita, diciamo, di questo progetto quando abbiamo pensato, insieme a Monica Cavallini, come abbiamo iniziato a una piccola attività che invece è diventata sempre più grande, di utilizzare la forza, gli strumenti della regione per supportare, vedete in eretto, i docenti e i formatori con strumenti utili a far emergere le esperienze innovative realizzate con le tecnologie digitali, farle emergere e anche supportare affinché con progetti e attività specifiche possano anche, diciamo, rafforzarsi. La vision qual era? Quella di avere come obiettivo, i primi con cui lavorare sono le scuole, ma l'obiettivo anche della regione, qua in questo momento parlo di un progetto regionale, non è tanto la scuola quanto i cittadini che vengono formati, che saranno attuali, piccoli cittadini, diventeranno pieni cittadini nel futuro. E quindi le competenze che si diceva prima, di creatività, tutte quelle che vengono chieste nei tre questionari che non sono quelle sul ruolo, ecco, vengono appunto formate a scuola ed è quello che vuole supportare il progetto, cioè con quello che si vuole supportare con il progetto, no? I docenti che facciano delle cose e non solo che le facciano, ma la cosa fondamentale che adesso vado avanti, la parola chiave che condividiamo con il parterre di oggi è la condivisione, è fare raccontare e condividere, no? E supportare anche. E allora questa mission, in quali obiettivi e azioni concrete poi si sono sviluppate, si stanno sempre più consolidando e anche in evoluzione poi. Diciamo una vista, diciamo anche una vista abbastanza lunga, diciamo abbiamo il supporto di Regione Liguria a supportare ad andare avanti ancora per qualche tempo, no? Allora, le tre obiettivi e le azioni con la freccetta che poi andiamo poi a farvi vedere anche un po' sul sito. Allora, supportare e accrescere l'innovazione della community, delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi. Qua appunto supportare con che cosa? Con attività, eventi, strumenti, comunicazioni, iniziative che abbiamo, che ci vengono in mente a noi, guardando però sempre gli altri stakeholder e gli altri che si occupano di scuola digitale in Liguria. Importante questo elemento qua della scuola e degli istituti professionali, quindi il sistema educativo ligure, dove a noi pare, anche perché forse noi siamo dentro, a noi ci sembra proprio, ecco, però forse anche fuori, poi magari qualcuno può dire, che si sia, diciamo, livellato la discrepanza che c'è fra questi due ambiti della formazione. Quindi i docenti della scuola MIUR e i formatori degli FP nel progetto, nelle cose che si fanno, sono proprio, diciamo, la stessa cosa, senza bisogno di pensare alla formazione, non mi ricordo più come si chiamava, integrata, formazione qualcosa, insomma, che mette insieme. Cioè si è insieme a prescindere, voglio dire, perché l'obiettivo è lo stesso. Quindi strumenti. Poi un altro importante, forse più importante dal punto di vista che si tocca, diciamo, bisogno è quello delle scuole di avere un supporto tecnologico, soprattutto degli istituti comprensivi. E allora con i fondi
europei con i nostri fondi, no? Perché sono fondi che arrivano dalle nostre tasse e dai nostri contributi, si è creato un gruppo di esperti di Liguria Digitale che in modo gratuito e personalizzato rispetto alle richieste, poi lo vedremo, si offrono e offrono la loro competenza per supportare di nuovo le scuole a risolvere le questioni più tecniche. E poi il cuore del nostro progetto, come lo definiamo, l'osservatorio, una piattaforma digitale, una database, chiamiamolo un po' più antico, ecco, dove i docenti della scuola, i docenti formatori della scuola ligure possono inserire i progetti che vengono realizzati, ad esempio quello oggi del Giordano Bruno, abbiamo proprio anche un elemento di classificazione che è perfetto, educare gli studenti al riciclo dei materiali, quindi ci aspettiamo il vostro progetto, ecco. Quindi raccontare quello che si fa secondo un sistema classificato, è un sistema diciamo per cui uniforme, tutti parliamo delle nostre cose secondo un linguaggio comune che permette di raccontare e adesso poi lo vediamo un po' meglio, poi anche di condividere quello che viene fatto. Quindi un po' di numeri, questa slide, vi faccio fare questa strada qua centrale, workshop community sono la parte community che vi dicevo, in questi quasi... Insomma, siamo 6 anni di lavoro, che comunque si sono poi consolidati più negli ultimi anni, anche diciamo per l'interesse, come abbiamo detto tutti, lo dico anche io, che verso la tecnologia digitale e l'uso del digitale a scuola c'è stato con la pandemia. Quindi vedete i numeri delle persone che hanno partecipato e partecipano, gli interventi del digital team e i progetti che oggi, ma ieri forse pomeriggio, sì, sono dentro all'osservatorio e quindi sono, poi lo vediamo, sono dentro ma sono anche fuori, nel senso che basta aprirlo e si vede quello che c'è dentro. Allora, rispetto all'attività chiave, rispetto alla community, io mi occupo della parte azzurra, poi do la parola a Maila sulla parte arancione. Allora, abbiamo gli eventi che vengono realizzati, ma alcune azioni, alcune iniziative diciamo più specifiche e diciamo continuative, se vogliamo, del progetto. Allora, l'azione docenti mentor, docenti esperti, ambasciatori del progetto Scuola Digitale, quindi un contatto diretto e un lavoro insieme a un gruppo di insegnanti che collaborano in maniera più diretta con lo staff per realizzare delle azioni nelle loro realtà, nei loro contesti e diffondere questa cultura della essenzialmente condivisione attraverso l'osservatorio di quello che viene fatto. Condivisione che poi viene ripresa dal progetto stesso con eventi che vengono realizzati grazie al guardare che cosa c'è dentro. Questo, vado al terzo, ha avuto una espressione concreta con il progetto, con il premio, progetto Scuola Digitale Liguria, dove andando a guardare dentro l'osservatorio le esperienze, secondo dei criteri che abbiamo definito sia in un primo e seconda edizione che ci sono state quest'anno, sono stati diciamo premiati degli insegnanti con delle applicazioni, con la versione premium di applicazioni che possono essere poi utilizzate nella scuola, nonché anche delle scuole che hanno avuto invece delle applicazioni premium a uso di tutto l'istituto. E poi abbiamo questo progetto STEM Up alle ragazze, che è velocissimo, vi faccio vedere, perché chi è qua, vi facciamo vedere, Allora, cos'è il ragazze? Allora, sappiamo tutto che le ragazze hanno meno dimestichezza, meno attenzione, le bambine se vogliamo, no? Tutte da bambine alle discipline STEM. Allora, questo percorso che abbiamo costruito insieme agli insegnanti consiste nella disponibilità di un kit, diciamo, quindi delle proposte di attività, dei piani di lavoro da svolgere subito in classe con i propri studenti.
secondo un metodo che adesso vi farò anche un po' ridere sull'innovatività, ma che abbiamo anche guardato un po' la letteratura, che è anche un po' controcorrente volendo, sul mood moderno, ci sta, e cioè di fare poi lavorare le ragazze con le ragazze in un'ottica di collaborazione, lavori collaborativi, ma maschi con maschi e femmine con femmine, per esporre, diciamo, le ragazze a parlare insieme di argomenti e con un linguaggio che per loro è inusuale, e magari in un gruppo invece misto con degli altri ragazzi, e poi parlano sempre i ragazzi, finisce che ne parlano gli altri, no? Invece esporre le ragazze a così a frequentare parole e concetti, e quindi c'è, a parte questo metodo, delle proposte di attività con anche con dei materiali da utilizzare. Alla fine, brevissimo questionario, perché vogliamo andare a rilevare che cos'è che è nato nel cuore delle ragazze che hanno fatto delle cose, diciamo, più digitali. E qua vi invitiamo qua sul progetto che adesso vi fa vedere anche sul sito Maila, qua modulo dedicato alla richiesta del kit, così entrate in un classroom, perché il progetto ha sposato il Google Workspace come luogo dove condividere, dove fare le cose, in un classroom dove ci sono tutti gli strumenti del kit, e quindi poi chi li vuole utilizzare lo può fare. Queste attività però sono tutte parte di anche altre che vi racconta Maila. Vabbè, vado io brevemente, volevo farvi appunto brevemente navigare il nostro sito di progetto. Ok, funziona il mouse, sì. Allora, www.scuoladigitaleliguria.it, banalmente. Si tratta di un sito non soltanto informativo ma anche formativo. Ok, è andato? No, non va. Ok, eccoci qua, rifiuto anch'io, così almeno non facciamo cose strane. Allora, si tratta appunto, come dicevo, di un sito non soltanto informativo, quindi con news ed eventi, ma anche formativo. Abbiamo una sezione con subito pronte che i docenti possono utilizzare nelle proprie classi, appunto risorse di cui fa parte anche il kit STEM alle ragazze, di cui ha parlato proprio poco fa Angela. Ci sono tantissimi tutorial realizzati da docenti e condivisi, quindi realizzati da docenti per docenti, e abbiamo anche tutorial di Digital Team, cioè Digital Team, gruppo di esperti ICT di Liguria Digitale, che è la società in-house di Regione Liguria che si occupa della strategia digitale complessiva. Gruppo di esperti appunto a disposizione di tutti gli istituti della Liguria su chiamata, e gratuitamente chiaramente, che offrono soluzioni personalizzate per tutte le varie problematiche che potete avere all'interno dei vostri istituti su tecnologia e connettività. Vi faccio appunto brevemente vedere il contenuto specifico, rifiutiamo anche qui, il contenuto specifico relativo appunto al Digital Team. Cosa può fare Digital Team per la scuola? Può risolvere problemi legati a reti, connettività, foni IP, dotazioni software o hardware, siti web e domini, può offrire supporto amministrativo, consulenze, ma assolutamente a livello di facilitazione per bandi e capitolati. Per esempio, abbiamo avuto diverse situazioni in cui i nostri esperti hanno supportato le scuole in casi di PON e PNRR. E vabbè, altre attività generiche, per esempio durante il lockdown si sono messe a disposizione dei singoli docenti per poter facilitare loro la connessione e l'erogazione della didattica a distanza di cui tanto abbiamo parlato prima. Offrono consulenze e supporto anche per la realizzazione di eventi e per moltissime altre cose. Potete trovare tutti i contenuti appunto nel nostro sito su strumenti Digital Team. Come fare per richiedere l'assistenza personalizzata e gratuita? C'è una web app che possiamo brevemente vedere se si apre, ok. Semplicemente voi siete un utente scuola non profilato, quindi potete accedere cliccando appunto sul pulsante, potete accedere con il vostro SPID e potete banalmente attivare la vostra richiesta, inoltrare la vostra richiesta, che verrà gestita comunque in breve, breve tempo davvero, e soprattutto a livello personalizzato. Come fare per profilarsi? Ripasso la parola ad Angela, che in qualche modo ve lo racconterà. Perché il punto d'accesso è lo stesso.
team dentro ci sono già tutta una serie di FAQ, quindi di cose che sono già state risolte in altri istituti, quindi è anche un piccolo mondo formativo, di formazione non formale, perché prima magari di chiamare guardo se c'è già la soluzione e così impariamo anche un po' a riusare e collaborare così diciamo in differita, no? E una cosa che mi piace sottolineare, cosa dice, i nostri tecnici non sono i nostri di un qualcuno, anche se sono i nostri, sono persone che lavorano in Liguria Digitale, però in questo caso sono i nostri, nel senso che è un progetto regionale della regione finanziato con un fondo sociale europeo, quindi è proprio un'opportunità che è nostra in tutti i sensi, ecco. E, allora, l'app del Digital Team ci si accede con le stesse, questa qua è la slide del Digital Team, con le stesse credenziali con cui si accede anche alla piattaforma che vi dicevo, l'osservatorio, che è appunto un database dove c'è la possibilità di inserire dentro i vostri progetti innovativi, e seguendo lo schema di classificazione che segue sia il partito dai framework internazionali che dicono come si classificano le risorse didattiche per docenti, perché qua sono risorse didattiche da usare, da riusare in maniera diciamo orizzontale fra docenti, con anche degli strumenti nella documentazione che eventualmente ciascuno allega per usare poi anche con i propri studenti. Ma questa il contenuto dell'osservatorio viene poi anche visualizzato su una mappa pubblica che rende possibile a tutti i cittadini italiani e del mondo, ecco, a vedere quello che c'è dentro alla nostra Liguria. Allora, l'osservatorio si a parte che c'è anche in prima pagina, che è qua, però ci impiegherò 3 minuti a dirlo, non ho il cronometro, ma ci provo. Allora, l'osservatorio dei progetti innovativi, si entra con SPID o con la carta digitale, tra l'identità digitale, chi non ha, e dato che si entra con SPID ma bisogna essere profilati, in questo momento c'è la necessità di entrare compilando un modulo che semplicemente poi permette di associare il proprio SPID a questo ambiente, quindi non può entrare chiunque, c'è un controllo poi su chi è parte, chi lavora nella scuola della Liguria in questo momento. Ci sarà un'evoluzione l'anno prossimo che sarà ancora più semplice poi entrare rispetto a questo passaggio della compilazione del modulo. E l'osservatorio ci permette di classificare le nostre attività, e secondo lo schema classificatorio che guardate poi qua nella scheda innovazione, e che ci permette poi di andare però a visualizzare le cose che vengono fatte nelle scuole nella mappa tematica. Allora, per vedere, c'è un sistema georeferenziato delle scuole liguri, per cui andando a cercare la vecchia scuola della mentor Deborah Ruocco, anche di Melissa forse è uguale, che c'è ancora, ecco, infatti, perché Deborah e Melissa fanno parte di questo primo gruppo di insegnanti che collabora in maniera più stretta con il progetto, come anche Andrea Cartotto che è qui. Allora, Val Varatella, la vedo? Beh, scriviamoci Varatella. Varatella? Ho scritto male qualcosa, perché... No, è giusto. Val, allora, staccato. Melissa, aiuto, dove sei? No, sarà... Eccola qua. Era staccato. Allora, guardando sia per nome scuola oppure per tema, perché qua si può guardare anche per tema, adesso aspettiamo che internet funzioni, conferma, ecco, escono i progetti, in questo caso per Messi. Come? Questo possiamo guardare, adesso non entriamo magari nei tutti. Comunque il progetto è un sottoinsieme di campi, di quelli che poi ci sono dentro, che possono essere visti da tutti, con un link alla documentazione. Allora, mi fermo qua, perché qui è condivisione piena, nel senso che abbiamo lo strumento, bisogna usarlo. Certo, la condivisione noi com'è che la promuoviamo? Quando un docente inserisce un suo progetto nell'osservatorio, poi noi ne diamo una visibilità, diciamo una tantum tutti insieme dentro la community che vive dentro il gruppo Facebook di progetto, però qua siamo a chiedere a voi Jeng che quando fate qualche cosa lo mettete lì, potreste essere anche voi proattivi e inserirlo, oppure questa bellissima comunità Jeng che racconta magari non tutto, ecco, però quando vedete nelle comunità Jeng qualcosa di bello, magari ligure, perché non fare un semplice condividi e metterlo anche dentro al Facebook del progetto.
perché è un luogo che è virtuale ma che poi diventa fisico nel momento in cui creiamo degli eventi e creiamo le situazioni per poi parlarsi effettivamente anche in fisico, perché adesso abbiamo ricominciato anche a vederci fisicamente. Quindi concludo la presentazione dicendo che noi in Liguria, dobbiamo essere un po' fieri di questo, abbiamo qua le credenziali, chi non ce l'avesse fa QR code subito, si cerca di profilare, ma qua penso che è un terreno diciamo già arato, ecco. Vai. Perché mi dai il là e io mi collego subito, dato che quale occasione ghiotta così tipo liceo Giordano Bruno di fare un incontro con i mentor, perché almeno inseriamo questi progetti. È un ritorno anche per un discorso di pubblicità dell'istituto, sicuramente l'abbiamo sempre detto, però poi ci sono anche tanti altri motivi, ma non è questa la sede, ma noi siamo disponibili, io e Melissa sicuramente, sia per la provincia di Savona e da quest'anno anche in parte per il Lianese ci sono, e quindi no? Ci spostiamo un po' verso Ponente. Quindi vi ringrazio, grazie e invito tutti appunto ad iscriversi. E... Ma la cosa che voglio dire, vai, mezza cosa, perché questo progetto è veramente complementare a tutto il resto, nel senso che la formazione la fanno gli organi che fanno formazione, nelle scuole lo fanno chi è deputato nelle scuole, questo qua va a concorrere e diciamo collabora anche lui con quello che viene fatto per portare a valore sia della scuola, che si crea il suo portfolio diciamo di progetti, che anche dell'insegnante, che poi può avere il suo portfolio personale. Quindi appunto è un'opportunità che è assolutamente di cui siamo fieri diciamo di parlare. Grazie. Grazie. Grazie mille. Bene, invitiamo sul palco, non ultimi per importanza assolutamente, ma perché si inseriscono in questo quadro diciamo locale, ma non solo, perché ti ho visto su YouTube anche nazionale, i membri dell'equipe formativa Liguria. Vi conoscono tutti in realtà, siete famosissimi, mi sento anche un po' in imbarazzo, però niente, vi passo la parola direttamente, che ci presenteranno una cosa a cui mi sono già iscritta, ve lo dico, perché è giusto che lo sappiate. Allora ti aspettiamo. Siamo iscritti. Se lo metto qua secondo te? Sì, va bene, magari così. Questo invece ve lo passate voi, Devo solo trovare la presentazione. Ah, mentre Barbara cerca la sua presentazione, anche per noi un ringraziamento, io lo esplico nella persona di Paola, che è quella che conosco, ma sicuramente Deborah, Melissa, al liceo Giordano Bruno. Io sono Maria Rosa Villa, sono docente della scuola primaria qui all'Istituto Comprensivo Albenga II, ma sono ormai al secondo mandato per l'equipe formativa territoriale e siamo qui oggi proprio per condividere con voi chi siamo e cosa facciamo insieme a voi. Mentre Barbara sempre traffica insieme a Paola, io mi intrattengo, non posso ballare né cantare, ma Barbara Staiano è la coordinatrice regionale, cioè se vuoi presentarti tu, è la nostra coordinatrice regionale, l'equipe formativa territoriale in questo nostro secondo mandato, da 5 docenti che sono in semi-esonero, quindi noi siamo in semi-esonero, e una docente che è presso l'ufficio scolastico regionale, quindi a tempo pieno coordina quelle che sono le nostre operazioni, prevalentemente di formazione, ma adesso non spoilerò più. Sembra. Perché in verità continuo io, mi è stato ghiotto l'intervento e le provocazioni di Mauro Basso, con cui sono fiera, contenta di aver condiviso un pezzo, anche per me lui è stato un maestro, anche se abbiamo condiviso un bel pezzo di strada insieme come formatori, e quindi abbiamo già avuto modo di condividere e di confrontarci. Equipe formativa territoriale che ha la sua sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale Liguria, ma che è un organismo nazionale. Non sapevo più cosa dire. Allora, nel frattempo che la chiavetta viene messa nel giusto alloggiamento,
Allora, intanto vi ringrazio e mi fa piacere arrivare in questo, diciamo, coro di voci che oggi è l'occasione di parlare di digitale in una fase che non è più, diciamo, emergenziale, in cui il digitale era l'ossigeno o comunque anche la dimostrazione, come diceva prima il professore Basso, la dimostrazione che i docenti stanno ancora facendo il proprio lavoro, siamo tutti tranquilli, non c'è un illecito. Quindi adesso, diciamo, il digitale è rientrato nelle sue canoniche forme di una delle tante modalità espressive dell'umano. Quindi non è più così indispensabile, lo usiamo per scelta, per lezione. Adesso vediamo se riesco ad aprire, speriamo. Nel frattempo Marco è arrabbiato che c'è PowerPoint, te lo dico. Assolutamente. Se ne farà una ragione. Io penso che chi usa il digitale debba essere anche, diciamo, aperto a tanti strumenti. Sì, sì. Noi siamo dei Google user compulsivi, esatto. Ecco. No, perché qui ci sono gli educator, i leader. Ti sei salvata. Noi siamo user compulsivi. Si è salvata, la perdoniamo. Allora, come diceva prima la collega Maria Rosa, l'equipe formativa nasce come istituzione a livello nazionale, c'è una istanza, parlando in termini sempre informatici, ligure. Questa istanza ligure è composta di un docente comandato presso l'USR e 5 docenti semi-esonerati che sono disseminati sul territorio ligure. Da quest'anno l'equipe formativa territoriale è approdata sul portale Scuola Futura in due forme, ci sono i poli equip territoriali e poi c'è il polo nazionale. Qui tanto per un attimo di protagonismo, chi siamo, quindi due le riconoscete perché siamo noi, sono quelle in alto a sinistra, poi abbiamo sul ponente estremo Sonia Flisio, verso Varazze Celle il professor Giulio Alluto, su Genova spostandosi verso Levante il professor Giovanni Dodero e all'estremo Levante la professoressa Valentina Zambelli. Dicevo, il portale Scuola Futura perché se avrete l'occasione di visitare appunto il polo nazionale troverete questi due percorsi che sono, diciamo, il fiore all'occhiello in questo momento della nostra attività e derivano il primo da un percorso che è partito l'anno scorso, quindi innovamenti metodologie, che l'anno scorso ha visto il lancio di 5 metodologie diverse e poi è diventato a questo punto un MOOC che tutti i docenti possono seguire in modo asincrono, perché ormai parliamo in questo modo, quindi in modo autonomo, secondo i vostri tempi, secondo quello che poi avete piacere di realizzare nelle vostre classi, ed è il primo, innovamenti metodologie. E il secondo, innovamenti tech, che invece è partito, cioè è lanciato il 23 di novembre in quanto iscrizioni, ma il lancio del primo webinar che presenterà la prima tecnologia avverrà il 12 di dicembre. Quindi, primo appuntamento, portale, polo nazionale, iscrivetevi e andate a curiosare, a frequentare questi due percorsi formativi. Vediamo. Qua ci dovrebbe essere un video, vediamo se va. Nine. Rocco, aiuto. No, non si vede il video. Arrivato. Non c'è. No, non è questo. Era una musica decisamente diversa. Proviamo ad andare avanti. Riandiamo indietro. No, non ne vuole sapere, non fa niente. Il video dovrebbe essere dentro la cartella della presentazione. No, era dentro la presentazione. Però deve esserci il video, vuole anche la cartella. No, era proprio dentro la presentazione. Ma lui dice però che... Però non sa, tecnicamente deve esserci il video all'interno, anche se non è lo mette dentro, deve esserci il video in formato di file all'interno della cartella, altrimenti non sa. So. Ho capito, ma non era linkato, era proprio inserito dentro. Ok, va bene, è lo stesso. Tanto guardate, si trattava semplicemente di una clip che presentava questi due percorsi.
quindi diciamo era ridondante, era semplicemente più rotondo perché aveva anche la musica. Quindi, andando in ordine, i moduli formativi che riguardano le metodologie sono quelli che vedete in alto, quindi gamification, inquiry, tinkering, storytelling e hackathon. E quindi sono le metodologie che abbiamo lanciato l'anno scorso e troverete appunto nel percorso MOOC. Invece quelle che andremo a lanciare quest'anno sono quelle che vedete al di sotto, che sono invece delle tecnologie, quindi making e coding, robotica, che è quella che partirà il 12 dicembre, metaverso, quindi vedremo se riusciremo a dare una domanda all'interrogativo del professor Basso, che cosa ce ne facciamo del metaverso, e intelligenza artificiale. Dicevamo, questi percorsi sulle metodologie appunto ci hanno portato a esplorare le 5 metodologie attraverso 3 unità, quindi teoriche e pratiche. Nella prima parte c'è un'introduzione teorico-metodologica, quindi quali sono i fondamenti proprio metodologici, pedagogici, perché dovremmo usare quella metodologia in classe, cioè qual è l'obiettivo formativo che possiamo perseguire. La seconda unità invece è il supporto strumentale, quindi proprio della serie quali cose usiamo, e qui ci vengono in grande aiuto gli strumenti di Google e non solo. E poi la parte ultima, che è quella dei project plan, e quindi come faccio, cioè delle attività pronte. Io pensavo sempre, non so se chi in sala alla mia età, quando nelle confezioni dei biscotti del Mulino Bianco dietro c'era scritto puoi farlo anche tu, no? Quindi c'erano i tegolini, i galletti, e dietro c'era scritto come puoi farlo anche tu, la ricetta proprio passo passo. E noi su questa spinta del passo passo forniamo proprio i 10 passi di ciascuna metodologia, di modo che il docente, che a me non piace dire inesperto, perché se sei docente comunque sei esperto di qualcosa, ma il docente che per la prima volta si avvicina a quel campo si è invogliato, diciamo, a partire piano piano, con gradualità, secondo i propri tempi, secondo quelle che è la classe che ha davanti e i colleghi, a implementare la metodologia. Qui direi che invece siamo arrivati sulla parte sempre del portale Scuola Futura, ma nella parte invece dei poli regionali, quindi il polo Liguria, che presenta alcune iniziative. A questo punto direi che è l'ora di passare la parola a Maria Rosa. Eccoci qua. Polo Liguria, quindi avete capito che l'equipe formativa territoriale è uno strumento. Se voi andate sul sito Scuola Futura, ci trovate proprio nei materiali e strumenti. In questa area trovate l'equipe formative territoriali. Se andate sui poli, trovate pure il polo delle PIP, perché siamo proprio uno strumento di formazione, ma anche di accompagnamento. Prima Angela, insomma, gli interventi che ci hanno preceduto ci hanno dato davvero tanti spunti, ma anche possibilità di agganciarci. Siamo proprio complementari in questo. La nostra funzione è proprio quello di accompagnare le scuole e i docenti, quindi, perché la scuola è fatta di docenti, è fatta di alunni, le persone che sono nelle scuole, per tutto quello che è l'aspetto per realizzare attività che implicano le tecnologie, ma non solo le tecnologie, non necessariamente ed esclusivamente, penso all'hackathon, penso al tinkering, sono tutte metodologie in cui usiamo anche le metodologie, ma anche le tecnologie, ma non solo. Quindi, equipe formativa territoriale, dicevamo, quest'anno, l'anno scorso abbiamo lavorato su Innovamenti e quest'anno è diventato Innovamenti Plus e ha nella sua area regionale parte adesso con due, chiamiamoli, anzi sono forse proprio chiamati così, percorsi beta, no? Questi che vedete sono i primi due percorsi beta che sono già aperti, che partiranno fra poco, il 15 di dicembre, entrambi. Verranno realizzati in parte in presenza e in parte online, ma hanno dei laboratori in presenza. Ecco, abbiamo voluto recuperare la presenza proprio perché anche noi condividiamo, perché vedete, noi abbiamo preso servizio nel 2019, quando Mauro diceva della pandemia, loro dicevano, cioè
Il nostro primo anno è stato 2019, ci siamo organizzati e immediatamente è stato febbraio 2020 e solo voi potete immaginare cosa può aver significato. Quindi anche noi recuperiamo la presenza con questi laboratori. Parte per il nazionale, per questi innovamenti class, robotica. Io nel campo nazionale mi occupo della robotica per la scuola dell'infanzia, quindi Unplugged, e per la scuola primaria, e coi colleghi abbiamo steso un percorso che va appunto dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Questa è l'altra nostra caratteristica. Vi preghiamo, siamo a vostra disposizione, quindi tutte le scuole, tutti i dirigenti, tutti i docenti ci possono contattare attraverso il nostro sito, possono chiedere il nostro modulo di supporto, che poi dopo vediamo, e per cosa? Noi li possiamo accompagnare nelle progettazioni, li possiamo accompagnare facendo laboratori insieme a loro in classe, insieme, perché lo scopo nostro è quello di formarci a peer tutoring. Vi diamo l'input, vi portiamo nel materiale e voi potete continuare. Quindi ci potete chiamare dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. I 5 docenti che voi avete visto lavorano in tutti e 4 i gradi sostanzialmente, quindi abbiamo competenze che spaziano su 4 gradi. Ho passato una slide, è arrivata, questo è il nostro sito, lì sul nostro sito trovate proprio il modulo di supporto, la nostra mail comunque è ft@istruzioneliguria.it, quindi anche qui potete scriverci per chiedere una consulenza, un aiuto in una progettazione, aiuto nella realizzazione. Noi siamo veramente a vostra disposizione. Però ti chiedo, Barbara, puoi tornarmi alla slide precedente, perché credo che il laboratorio, che in questa prima fase, ripeto, sono solo i primi due laboratori, quindi tenete sempre d'occhio questa area dei poli formativi Liguria. Parte il pensiero computazionale, proprio perché in parallelo con la partenza nazionale di robotica e coding robotica, legata alla metodologia dello storytelling ma anche del thinking, noi partiamo come Regione Liguria con dal pensiero computazionale al coding, due esperienze fatte sul laboratorio di Imperia e sul laboratorio di La Spezia, che riguardano appunto questa metodologia. Questa è una slide, sì. Okay. Dal sito, se cliccate, trovate tutte quelle tappe di cui vi ho parlato, perché noi accompagniamo sia nella parte pratica con gli strumenti, quindi vediamo in questo caso serve Microbit per realizzare il laboratorio, e okay, ce li abbiamo, ve li portiamo nelle vostre scuole, se servono i robottini arriviamo con i robottini, ma la cosa importante sono i lesson plan, sono il confezionare insieme ai docenti di quella classe il laboratorio. Noi lo proponiamo, ma poi va ovviamente modulato rispetto ai vostri alunni e rispetto al grado di scuola con cui lavorate. Così faranno Sonia e Valentina, che sono le prime due equippers che partono con i percorsi beta. Teneteli d'occhio, perché noi poi a gennaio ne aggiungiamo altri e ne aggiungeremo per tutto l'anno sulle diverse metodologie. Ringrazio Maria Rosa e ringrazio ancora l'organizzazione e per averci inserito in questo coro di voci, che veramente mi fa piacere sottolineare come siamo tutte complementari. Grazie. Grazie. Ah, scusami, me lo portavo già. Siamo stati dei tempi, se avete delle curiosità, volete approfondire qualche cosa, anche chiedere qualcosa ai ragazzi, siamo qui a vostra disposizione. Non fate i timidi. Sì, io faccio la microfonina. Chi vuole parlare, alzi la mano. Tranquillamente. Nessuno. Li abbiamo massacrati. Vuoi concludere tu, Marco? No, invito ancora una volta a fare domande, perché non è possibile che non ne abbiate. Eccone una. Per me è una domanda, rispetto alla
Certo.